Eccoci, buon pomeriggio. Ovviamente era necessario entrare in questa realtà politica di oggi, politica ed elettorale, perché le elezioni regionali della Sardegna eh, si stanno risolvendo in una corsa all'ultimo voto tra il candidato del centrodestra e la candidata del centro-sinistra, anzi per meglio dire del campo largo, la candidata di Movimento 5 Stelle di cui è espressione e del Partito Democratico. La prima volta dopo l'esperienza delle elezioni umbre, che non, andò, eh, che non andò bene, ma che è vecchia di tre anni, eh, provano, per la prima volta dopo la sconfitta del, 22, eh, di sette, del 25 di settembre del 2022, provano. Eh, PD e 5 Stelle a fare insieme quello che sembrava difficile ma che in queste ore sembra possibile, cioè lo sgambetto al candidato del centrodestra in Sardegna. Ben inteso, Truzzu, il sindaco eh, di Cagliari, è lui il candidato esponente di eh, Fratelli d'Italia, è in questo momento. Vediamolo insieme, in tempo eh, reale, il nostro eh, Stefano Buccafusca dalla regia. Ci può far vedere, ecco la situazione in questo momento, come vedete è in vantaggio. Paolo Truzzu, eh, esponente vi dicevo, di Fratelli d'Italia e quindi votato dalla coalizione che oltre al partito di Giorgia Meloni è composta da Lega e Fratelli d'Italia, ha il 47,4% delle schede eh, scrutinate che come vedete non sono poche, sono eh, 691% eh, su eh, 1844 ma siamo, eh, siamo circa al 35% delle schede eh, de scrutinate in totale dietro 43,9 eh, quindi con eh, due punti e mezzo di eh, distacco tre punti e mezzo di distacco eh, c'è eh, Alessandra Todd del Campo Largo eh, PD 5 Stelle e, e allora perché si parla di testa stessa perché in realtà è fuori ancora da questo eh, da questo computo eh, tutta l'area di Cagliari ad esempio la gran parte delle sezioni di Cagliari che a quanto eh, dicono, dicono non solo i sondaggi ma i dati già espressi dagli scrutini parziali eh, vedono molto avanti eh, si parla di 19-20 punti la Todd però sempre gli esperti poi sentiremo uno di loro eh, dicono attenzione perché nessuno sa come sta votando la provincia eh, sarda quindi eh, bisogna andare a vedere fino in fondo i voti veri, pesarli e poi vedere chi ha vinto. Se torniamo alla, alla nostra grafica, se torniamo al cartello, vedete che l'elemento semmai che frena Alessandra Todde è Renato Soru, l'ex presidente a sua volta eh, della regione Sardegna, che, eh, che fu eh, appunto alla guida, governatore eh, della regione fino al 2009, fino al febbraio del 2009. Dobbiamo andare indietro eh, di eh, 15 anni. Renato Soro, sapete, fondatore di Tiscali, una figura importante per la storia eh, imprenditoriale e anche politica a questo punto della Sardegna, ha voluto, ha tentato, ha chiesto le primarie e poi, visto l'accordo del campo eh, largo del centro cioè di PD e 5 Stelle, ha scelto di andare per conto suo e ha con sé una... Leggete coalizione sarda, ma potremmo parlare di una coalizione molto particolare perché, innanzitutto, è riuscita a mettere insieme il partito di Calenda e quello di Renzi, che, come sapete, nonostante la contiguità politica è anche una delle imprese più difficili della storia recente. E ha con sé persino, eh, rifondazione comunista se non sbaglio, una, uno spezzone eh, della sinistra a sinistra perché sono tutti quelli che non ci stanno o col campo largo o nel eh, campo. È largo, ma questo ha tolto probabilmente voti da una parte o anche dall'altra, perché questa è la domanda che ci porremo: perché in Sardegna è possibile quello che si chiama voto disgiunto, voti per un candidato e poi voti per la coalizione che ti pare, non devi essere in rima baciata diciamo, tra candidato e coloro che lo sostengono, nelle liste che lo, che lo sostengono. E in molti dicono che il passaggio nella candidatura dal governatore uscente, Solinas, sardista, leghista, a Truzzu ha portato probabilmente dei sacrifici umani a questo riguardo, ma non c'è soltanto questo, parleremo di tutto questo innanzitutto, perché la grammatica della televisione è la grammatica della televisione, ci colleghiamo con Cagliari con il nostro inviato Andrea Pennacchioli, sei più aggiornato di noi, puoi aggiungere qualcosa a quello che ho detto finora? Allora, in realtà sì, intanto buonasera. In realtà sì, perché i dati che arrivano sul portale della Regione Sardegna a voi arrivano diciamo con 10 minuti in ritardo. Noi siamo arrivati al 38,1% dei voti scrutinati, non cambia tanto la sostanza rispetto ai voti che ha dato te, direttore. Siamo a 47,4% per Truzzu, 43,7% per Alessandra Todde e l'8% per Renato Soro. Altra cosa che si può aggiungere, e lo hai detto te: il voto ti giunto, perché la coalizione del centrodestra al momento. A più del 50%, esattamente sono al 51,5%. E Fratelli Italia è il primo partito in Sardegna in questo momento con il 14%, mentre la coalizione di centrosinistra è al 40,8%, quindi praticamente è più di 10 punti percentuali del centrodestra. Oltre al dato di Cagliari, al momento sono stati caricati solamente il 22%, la città di Sassari che è quella che fa discutere insomma, qui anche noi giornalisti che siamo qui in sala, perché nel portale della regione ancora non è stata caricata una sezione, siamo a zero completamente a zero e i voti da Sassari sono più di 55.000. Eh, dai, vari, dai comitati sia dal comitato Truzzo che dal comitato della Todde arrivano le informazioni quelle non ufficiali ovvero quelle dei comitati, quelli dei eh, rappresentanti di lista e danno anche in quel caso nella città di Sassari un vantaggio della Todde intorno al 10% ed è per questo motivo che si può parlare praticamente un testa a testa in questo momento ballano una cosa come 9.000 voti eh, tra eh, Todde e Truzzo e eh, vediamo perché in questo Momento, stanno arrivando anche altri ad aggiornati. Quindi, in un altro collegamento, forse potremmo arrivare al 40%. Certo, ma come vediamo, e tanto saluto Alessandra Sardoni, di cui avrete già sentito parlare eh, su questa rete, in questo tipo di eh, trasmissione che oggi è stanziale. Con lei riconoscerete anche Tommaso Labate Buonasera. e aspettiamo altri arrivi e altri eh, collegamenti. ma Insomma, Alessandra, è la classica tipologia del thriller politico, no? thriller dovrei dire elettorale. Tra l'altro, scusa, parentesi, brevissima. Noi abbiamo, non avevamo mai immaginato di poter fare o di fare questa trasmissione eh, post-elettorale, semplicemente perché si è votato fino alle 10 di ieri sera in Sardegna, si è iniziato lo scrutinio alle 7 di stamattina, noi pensavamo ingenuamente. Che verso mezzogiorno avremmo capito che aveva vinto. Invece, come vedete, siamo ben lontani eh, da quell'ultimo capitolo in cui in genere si scopre che l'assassino è il maggiordomo. Qui eh, siamo ancora in attesa, però è un test importante per tutti gli annessi e connessi. No? Inizio da te. Alessandra. Sì, è un test importante e si è andato caricando di significato man mano che passavano le ore proprio per questa incertezza e soprattutto perché ci sono. Questo naturalmente ha eh, acceso le aspettative dell'opposizione del PD e del Movimento 5 Stelle in particolare che hanno la possibilità eh, così di sentire in caso di sconfitta della coalizione che comunque ha investito molto. Sono andati il Comizio, Salvini, Meloni e Tajani eh, sarebbe quello che Bersani chiama il primo squillo di tromba quindi è caricato di queste aspettative e anche di partite interne sia nel centro-sinistra sia nel centro-destra questo tema, dei dati che arrivano lentamente eh, che sono bloccati come diceva Andrea Pennacchioli a Sassari eh, ha anche creato qualche nervosismo, adesso mi sono arrivate delle notizie da eh, esponenti del Partito Democratico che sono lì tipo Marco Meloni eh, che andranno alla regione Marco Meloni, ex, braccio, ex destro braccio destro di Enrico Letta e della Premier... È molto vicino in questa sardo. campagna elettorale sardo e molto vicino in a tutta la partita della Todd per conto del PD anche alla Schlein in questo senso. E Marco Meloni mi scriveva che appunto eh, andranno alla regione proprio per capire che cosa, insomma, come mai ci sono questi blocchi e queste lentezze. Quindi queste cose danno sempre la misura. Eh, anche Tommaso penso ricorda. Quando ci sono queste cose significa che ci sono nervosismi e investimento. Eh, su questa, e fa capire anche perché penso certo. siamo qui e seguiamo con siamo particolare qui perché, attenzione. Va detto però. A difesa di tutti del, di chi sta lavorando alla regione, i municipi, le prefetture, eh, i seggi in cui si sta scrutinando, che cinque anni fa è successe la stessa cosa. Eh, bisogna dire. Con la anzi, ma si sperava che proprio a causa di quella lentezza, questa volta non sarebbe stato così. E invece. Questo lo è dico così. per togliere alla dietrologia una parte del suo sapore politico, anche perché in realtà all'inizio questa mattina, dopo tre ore in cui non era arrivato a nessun dato, i primi. I dati erano tutti estremamente a vantaggio della TOD, e poi c'è stato il, il sorpassino parziale, eh, chiamiamolo, chiamiamolo così. Ed è evidente, eh, Tommaso Labate, che anche questi aspetti fanno capire che è uno scontro tra due forze, ma anche tra due debolezze, e da tutte e due le parti in realtà c'è sia la speranza di vincere, sia anche qualcosa di diverso, perché si tratta di. Coalizioni. Una sembrava tetragona, ma non lo è stata sin dalla scelta del candidato, e l'altra, come si sa, è sempre in, in camera d'osservazione. Sì, partiamo dalla, dal dato di cronaca, perché un elemento di novità, secondo me, assoluta nella storia della Repubblica Italiana, questa elezione ce l'ha: nel senso che, a mia memoria, è la prima volta che, rispetto a dei dati che non sono parziali, ma meno che parziali, parzialissimi. Il fronte dato per perdente esce con delle dichiarazioni che commentano... Che commentano, anticipano tengono in considerazione la sconfitta. Mi ha fatto molta impressione il fatto che questa mattina il coordinatore Sardo di Fratelli Italia a livello regionale e il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Caspari, a livello nazionale, rilasciassero delle dichiarazioni che lasciavano intravedere neanche troppo, troppo lontana l'ipotesi di una sconfitta. Io ti dico come solitamente mi muovo in questi casi per provare a capire che cosa succede. Di fronte ai risultati parzialissimi che che tu citavi poco fa di questa mattina, io mi sono messo a compulsare esclusivamente le fonti del centrodestra sardo cioè quelli che stavano praticamente a fare gli inseguitori. Ecco la situazione che si delineava sin da questa mattina, poi confermata addirittura da una battuta di Truzzo stesso raccolta dalla Nuova Sardegna davano una situazione abbastanza delineata eh, nella direzione di una vittoria di Alessandra Todde e Il dato politico, perché è importante questa elezione? È importante per perché sarebbe dal settembre 2022, stiamo parlando praticamente di un anno e mezzo, la prima sconfitta politica di, di Giorgia no, Meloni. No, anche prima in realtà, è dal 2020 ah, sì, che, esatto, se certo. andiamo a prendere le certo, altre certo. regionali, in realtà esatto. è dal 2020 che non vince nessuna elezione. Eh, il, sì, il... no, ma parlo di personale, regio la sconfitta personale di Giorgia, di Giorgia Meloni, certo. questo è un elemento. E poi il fatto che il centrodestra di fatto non perde un'elezione regionale Appunto. dalla... Dalla notte dei tempi, e che questo, e se, e se questo succede nel momento in cui la Presidente del Consiglio si è fatta carico, non solo di cambiare gli equilibri, addirittura la leadership perché si deve essenzialmente a Giorgia Meloni il cambio del candidato tra l'uscente e il presidente, e anche a un po', po di sondaggi no, ecco, di cui non si è parlato, sì, no? e anche perché, un po' di sondaggi, lei... però. È, Però, è, è immaginabile e chiudo che l'eventuale, ancora non definibile, eh, aspettiamo di capire, sconfitta di, di Truzzu eh, aprirebbe, una, non dico una resa dei conti, ma una resina dei conti all'interno del centro-est. stamattina Scusa, scusa. Eh, Vedete che intanto la situazione si è un tantino modificata. Ora sono 2,2 i punti di vantaggio eh, per Truzzu, 46,5. 46,5, quindi per Truzzu 44,3 per Todde, 8,2 per Soru, 1% per Chessa. Ora è chiaro che qui però siamo già a già si fa per dire, eh, 773 sezioni eh, scrutinate, che fa capire quanto si vada lento ma non, non si stia fermi. E qui ovviamente siamo già siamo attorno al 40%, superato il 40%. È comunque una fotografia, poi magari andrà a finire come alcuni delineavano e fedelmente e efficacemente ha riportato la batte, però in realtà non per amore del trilling, ma per amor di verità, in questo momento se finisse così avrebbe vinto il candidato del centro-destra. Posso aggiungere solo certo, una cosa, devi. perché dobbiamo parlare del terzo candidato, cioè di Renato Soro, perché in realtà tutta la partita politica l'ha aperta questa candidatura polemica di Renato Soru, questo mancato accordo eh, con il centrosinistra per il cioè con il Movimento 5 Stelle, PD eh, per la candidatura di Alessandra Todde, questo è stato anche l'elemento che ha fatto scattare nel centrodestra la competizione così accesa perché questa regione era data sia per tradizione, perché c'è un'alternanza da sempre, quindi ora c'era la destra, si aspettava che avrebbe vinto la sinistra, sia anche per la diciamo, performance di Solinas. Eh, si pensava che, che fosse una regione persa in questo caso, e quindi la destra avrebbe lasciato anche Giorgia Meloni, che fosse candidato Solinas quando si è candidato Soru, aprendo la possibilità che vediamo perché i numeri ci dicono anche questo: che se ci fosse stato un accordo con il centro sinistra Vincevano a mani basse. Forse non stavamo qui a fare la trasmissione. Però, però, però attenta su questo, perché tu lo sai meglio di tutti la, una coalizione di centro-sinistra non è l'unione di tante forze. Perché per vincere ci no, vogliono gli elettori. Però non gli avrebbe e tolto l'otto perché non tutti, ed è, è l'alea che tuttora abbiamo. Non tutti gli elettori del PD votano per un candidato dei 5 Stelle, è il caso della Todde. Gli elettori moderati del centro-sinistra o del centro, come saranno una parte di quelli è che votano Soru magari perché è un candidato molto a destra, come Truzzu. Non, non è nelle loro corde, diciamo, elettorali e Soru è... Forse un punto d'approdo diverso dalla Todd Ma che se è anche molto avesse dimezzato diciamo, i suoi consensi, comunque sarebbero stati quei numeri: eh, quel dimezzato, 4, però vuol dire 5%. da una parte e dall'altra. Sì. <ride> Io comunque no, ho parlato con: come... credo che sia la, diciamo che la scelta di, certo. fare tut, di aprire tutta questa partita e non lasciare soli Però è molto acuto quello che dice appunto: eh, cari telespettatori, avete capito? Cioè Molto bene, forse prima di me quello che diceva Alessandra eh, Sardoni. In realtà questa regione. Eh, nonostante eh, venga appunto da un quinquennio di guida del centrodestra era data molto, eh, molto pericolante per la coalizione guidata da Giorgia Meloni perché, sia perché la Sardegna eh, ha questa caratteristica dal 94 ad oggi ogni cinque anni cambia di segno no? praticamente punisce chi ha governato dal 2001 perché è arrivata un po' più tardi l'elezione diretta. lì. A me sì. mi pare sì, però già da prima... Già Beh, comunque sia, però non fa, ho visto lo schema del, sì. dell'amico Pregliasco sì. che poi vedremo che, che datava dal 94 questa alternanza. Però quello che volevo dire è che eh, la divisione apparente nel campo del centro-sinistra e campo largo ha ingolosito eh, Meloni perché forse Solinas veniva considerato non più un candidato forte dopo cinque anni, sempre per il discorso di prima. Eh, evidentemente la regione logora che sta in sardegna perché appunto non, nessuno è riuscito mai a fare altro che terzo mandato in sardegna il terzo mandato è come il terzo segreto di fatto però sabato venerdì, venerdì ho parlato con Renato Soru che ho intervistato per il Corriere della Sera e da questa intervista si, capisce, si capiva con nettezza che anche lui considerasse abbastanza è remota l'ipotesi di una vittoria di Alessandra Todde, tant'è che eh, sollecitato sul tema Schlein le ha detto che lei farà eh, vincere la destra, lui non ha risposto no, non vincerà la destra, eccetera, oppure vincerò io quelle cose che solitamente si dicono per automotivarsi, ha risposto no e Schlein e Todde che stanno consentendo, che consentiranno Beh. alla destra di vincere. Per dire come questo, lo scenario che vede eh, la candidatura di Todde ancora addirittura eh, in corsa per una possibile vittoria, venisse escluso praticamente a tutti i livelli, senz'altro da Renato Soru. Sì, allora cari telespettatori, noi siamo e resteremo qui ad aspettare il finale, sperando appunto che ci trovi ancora in età lavorativa perché. <ride> Perché evidentemente, scherzi a parte, sarà molto lunga eh, forse se davvero si arrivasse agli ultimi voti e quindi poi alle contestazioni. E un grande esperto, Giovanni Minori ci ha scritto, eh, ricordati come andò poi però 24 anni fa negli Stati Uniti, che ci volle un mese per capire che aveva vinto eh, tra Bush e il suo Al avversario, Al Gore. Quindi eh, ha ragione. Ed è giusto ricordare che le elezioni incerte sono, sanno Con essere molto. Ma aveva inizialmente telefonato all'avversario per, per, per fare i complimenti e poi si rimangiò sì. la telefonata. Non ero io, al detto, ma era un imitatore. Era un imitatore. <ride> allora, senza imitatori, in attesa, tra pochi istanti sentiremo anche la nostra Marinella Resta che compulsa le reazioni, che sono nervose, come avete già sentito. Dall'anticipazione di Tommaso Labate, che vengono dal mondo politico romano, che è tutto lì a guardare verso l'isola. Prima, però, un aggiornamento da Pennacchioli: c'è qualche segnale nuovo o si va avanti come detto? Si va avanti lentopede, siamo ancora a 41,9% che sono i dati eh, che avete dato voi da, da studio e non ci sono altri aggiornamenti per quanto riguarda i numeri. Io volevo aggiungere due cose eh, che sono state dette insomma, in studio, sia per quanto riguarda le elezioni, si è sempre avuto, anche nel 2019 ci è voluto un mese per registrare la vittoria di Solinas che è vero, ha avuto uno sbarcamento rispetto a Zedda molto, molto ampio, però è stato Registrato dopo un mese il dato ufficiale. Così anche nel 2014, eh, quando eh, vinse eh, Pigliaru, eh, ci è voluto parecchio tempo insomma, per arrivare poi alla eh, decretazione del, del vincitore. E altra cosa, perché nelle trame della legge barocca che c'è qui in Sardegna, eh, oltre al discorso del voto disgiunto, ah, c'era legge la possibilità di ris eh, parlare molto. Da ah, totalmente, ci mancherebbe altro. C'era questa famosa tagliola delle 19, ovvero bisognava, dare, praticamente, bisognava scrutinare tutte quante le, le, le schede elettorali 10 ore dopo l'apertura delle, delle urne, insomma, quindi alle 19. È arrivata poi la 9. Sono 12, la... 12 ore, eh? Sardegna, eh? sono 10 ore. È veramente indicativo. Sono 12. 12 ore, scusate, 12 ore, giustamente 12 ore dopo l'apertura la, eh, del, delle sezioni e, e quindi però quel dato, come ha detto la Regione Sardegna è puramente indicativo, quindi si andrà potremmo dire ad oltranza, insomma, fino a quando si avrà il dato consolidato e dai comitati non filtrano altre indicazioni, se non praticamente i dati non ufficiali perché la cosa curiosa è anche che eh, nel Comune di Sassari, prima avevo detto che non c'è ancora un dato caricato nel portare però nel sito del Comune Comune di Sassari ci sono i dati ufficiali del Comune che però non vengono trasmessi al, al portale, è per questo che si genera confusione. I dati comunque del Comune di Sassari danno in vantaggio in questo momento la Todde. Eh, Un'ultimissima cosa, eh, eh, si faceva prima riferimento alla cosa, battuta scusa, scusa, Di Truppel. Scusa, scusa Andrea, in vantaggio è una cosa, bisogna vedere quanto in è il vantaggio e quanto inciderebbe tutto questo poi nel computo finale, perché un conto è essere in vantaggio. Di, che so, 5 in vantaggio, punti. intorno ai 13.000 voti. Di vantaggio, in questo momento, e, e tanto per intenderci, adesso qual è la distanza lì? Su, nel, nel, nel computer che vedi alla tua adesso sinistra. la distanza? In questo momento è di 6.000 voti, e quindi ci sarebbe virtualmente. Ma non c'è solo Cagliari, la questione è un'altra: ci sono anche altre città, tanti comuni, anche piccoli. Eh, no, nessuno sa bene dove andiamo a parare. Ed è il motivo per cui siamo qui. Ed è anche appassionante, al di là del dato politico, anche meramente come era una volta: le corse dei cavalli. Ci, allora, arrivato ci in questo perdone... momento un ecco, altro aggiornamento, prego. anche qui insomma roba di poco: siamo al 42,8%, eh, Paolo Truzzo è dato al 46,5%, Alessandra Todde 44,9%, e invece eh, Renato Soru 8,1%, cambiano pochi decimali pochi decimali, ma e, e si restringe la, la forbice comunque. Come detto, Marinella resta, ovviamente sono tutti coi popcorn a aspettare, vero? Sì, allora è riunito il Consiglio dei Ministri qui a Palazzo Chigi, quindi gli esponenti del Governo sono tutti qua quello che volevo segnalare è che dopo una mattinata rispetto ai primi dati dove qualcuno nella maggioranza si era sbilanciato anche iniziando un po' uno scaricabarile, cioè, dicendo forse non siamo riusciti a ribaltare un giudizio non molto positivo sulla giunta precedente, insomma era iniziata una sorta di resa dei conti, c'è stato all'ora di pranzo un pranzo proprio qua a Palazzo Chigi tra Meloni, Salvini e Tajani. Una nota di Palazzo Chigi specificato dopo. Che si di normali attività di governo, che il clima era molto cordiale, ma il segnale politico è importante. Cioè eh, segnalare diciamo, una compattezza e presto per le fughe in avanti, che inevitabilmente poi ci saranno dopo il risultato finale, ma diciamo, è inutile anticipare adesso. Quindi c'è anche molta cautela rispetto a un risultato che, come segnalate e sul filo del rasoio infatti stiamo cercando delle reazioni ma al momento in pochi sono disposti a mettere la faccia sul risultato così stiamo aspettando di vedere chi verrà a parlare e a commentare questo risultato quando sarà un po' più consolidato benissimo brava così Marinella e allora come vedete cari telespettatori ci sarà da aspettare e da vedere non è, eh, non è nonostante il paragone che facevo una corsa una corsa ippica o di altro tipo, anche perché a differenza eh, delle corse qui non sappiamo eh, qual è la durata e qual è la distanza eh, finale da percorrere. Quindi in realtà dobbiamo aspettare per capire se ci sarà il sorpasso che viene evocato da una serie di elementi, se invece. I voti a favore della Todde in aggiunta, ad esempio, da Cagliari non saranno sufficienti a invertire la tendenza pregressa. Insomma, chi vince vedere chi vince. Che non è roba da poco quando c'è un'elezione, è la sostanza di tutto. Dopo 25 minuti esatti, noi eh, ci dobbiamo fermare, ma solo per tre minuti. Dopo vedremo anche di fare qualcosa che vi è utile. Mentre noi parliamo, lasciamo eh, in sovrascritta come sta andando. Basta scrivere Truz X per cento. Eh, Todd e X% così mentre parliamo si può vedere anche l'aggiornamento eh, di questi eh, risultati. A tra poco. Eccoci allora, come avete ben capito è un'elezione dal cui esito dipendono da tante cose, ma il cui esito sarà difficile riuscire a divinare prima eh, di, avere, di avere ancora altri numeri. Vi devo dare quello che può essere un segnale politico oppure il cuore messo oltre l'ostacolo dall'interessato, perché eh, Giuseppe Conte, l'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, ha annunciato che sta andando a Cagliari proprio per eh, essere vicino eh, a Alessandra Todde, la candidata ex parlamentare eh, del Movimento 5 Stelle che è la candidata comune appunto di eh, 5 Stelle e PD. Per, eh, una volta quando c'era quelli cuore che sponsorizzava tutto il calcio minuto per il minuto diceva se la, la squadra cuore ha vinto, ha vinto <ride> festeggiate okay. con Conte diremo in questo caso se ha perso consolatevi eh, con <ride> Conte. Sarà, lo si vedrà soltanto, soltanto allora... No, eh? Nel, momen nel momento in cui decide di partire, può aver sbagliato la previsione, ma penso che vada per un motivo: No, lui va, ovviamente va perché, pensando no, che eh, non ha bisogno di salire sul carro del vincitore perché l'ha costruito lui. Ah, quindi, è sul... eh, ma Conte vuol dare cioè... un indizio su come può andare a, a, a finire. Sapendo che, però, eh, come eh, ci diceva il nostro, il nostro inviato, Andrea Pennacchioli a Cagliari, in realtà lì nessuno lo sa, molti possono ipotizzare che ci sono. Un, una serie di elementi. C'è qualcosa da aggiungere a questo riguardo, Andrea? No, per quanto riguarda i dati no, nel senso che siamo fermi al 42,8% con i numeri che abbiamo dato e invece se sei d'accordo io ti vorrei dare qualche dato per quanto riguarda le liste per mettere un elemento in più nel dibattito perché ad esempio per quanto riguarda il centrodestra in questo momento Forza Italia doppia la Lega, cioè Forza Italia in questo momento ha l'8% tra l'altro praticamente farebbe lo stesso risultato di 5 anni fa dell'8% Mentre la lega è al 4%, 5 anni fa invece la lega aveva preso l'11,4%. Per quanto riguarda invece il centrosinistra, in questo momento il Partito Democratico ha esattamente quasi gli stessi voti. Cinque anni fa aveva preso il 13,5%, adesso invece è al 13,7%. Il Movimento 5 Stelle invece perde due punti, passa dal 9,7%. Ricordiamo che cinque anni fa il Movimento 5 Stelle si è presentato da solo a queste elezioni con il candidato eh, Presidente De Sogus. 9,7%, adesso invece è al 7,7% le liste personali, quelle che fanno capo direttamente ai candidati. Questo per quanto riguarda le liste, vediamo se stanno arrivando, ecco in questo momento arriva un altro aggiornamento, ma siamo al 43,4%, Paolo Truzzo 46,6%, Alessandra Todde 44,3%, Renato Soru 8,1%, Lucia Chessa, la quarta candidata, 1%. Perfetto, quindi allora ripetilo, scusa, così è ancora più chiaro. Eh, ti faccio proprio l'interrogazione. Truzzu. 46,6%. 46, Todde. 44,3%. Soru. 8,1%. E eh l'ultima, è questa, ovviamente? Un per cento. Questo vedo che hai studiato, sono contento. E allora, no, no, a parte gli scherzi, grazie. Così è chiaro a tutti. Grazie. Di qui in poi, tra pochi istanti, vedrete una banda in sovraimpressione che si aggiornerà da sola. La state già vedendo in questo momento. Così eh, è chiara la situazione. Eh, mentre noi parliamo, non abbiamo bisogno, eh, se non in casi particolari, di, eh, di aggiornare. Eh, ovviamente lo farà il nostro pennacchiolo che ne saprà proprio di noi. Ma eh, e non se ne abbiano gli altri due contendenti, gli altri due candidati eh, presidente, ma questa è la battaglia dal punto di vista eh, giornalistico e così eh, ne parleremo e aggiorneremo, però avendo già eh, tutti quanti insieme la eh, situazione sott'occhio. Ed è evidente che, eh, che bisognerà anche aspettare. Scusa, eh, aggiungo un'altra cosa, Andrea Pennacchioli, quante, quante sezioni scrutinate hai già sì. di Cagliari per delineare quel vantaggio? Di 13.000 voti a favore della TOD di cui parlavi prima. Questo, se mi dai un secondo, lo controllo certo. e, eh, eh, e vedi, ti faccio sapere subito. Non ti sei applicato. Va bene, però, no, va bene. No, vedi, grazie. Subito. Questo è importante per capire eh, se e quanto le cose possono ancora eh, cambiare. La allora, scissione Alessandra... di Cagliari, no. che non è il comune di Cagliari è 32,4% la circoscrizione di Cagliari non il comune perché il comune è leggermente indietro e in questo caso Alessandra Todde è avanti di 9 punti va bene, grazie 49,6 no, a 47 Proprio Cagliari è interessante per raccogliere, si cominciano a raccogliere non le cose ufficiali ma quelle sottotraccia nel centrodestra. Tommaso prima eh, diceva che l'avevano colpito le dichiarazioni di Gasparri e poi anche di, di alcuni di esponenti Fratelli Italia in Sardegna. Però sottotraccia, eh, così sentendo un po' di esponenti invece di Forza Italia, per esempio, cominciano questi commenti. Eh, però Cagliari dimostra che Truzzo non era un valore aggiunto questo vantaggio che ha la Todde a Cagliari, ma che è stata una scelta un po' così, non ha portato niente, anzi è proprio Cagliari che ci sta portando giù. Questo è quello che arriva diciamo, dai primi commenti in Forza Italia e che fa capire che è vero oggi il segnale dei tre leader Palazzo Chigi a pranzo prima del Consiglio dei Ministri Pochi è un giorni segnale fa insieme a tutti gli altri. di. Eh, compresi Solinas e Truzzu sullo stesso palco a Cagliari, non tutti insieme, eh, ecco, quindi tutti come dire tutti insieme, le ali, però eh, Lupicesa hanno preso tutti tutto il centrodestra ci ricordiamo quell'immagine, però quello che si dice, si comincia a dire, se poi dovessero essere confermati questi dati e eh, dovesse vincere Alessandra Todde dal punto di vista del centrodestra, si apre una questione, sei tu che l'hai voluto, rivolto sì. a Giorgio Menuzzo. Va ricordato anche qualcos'altro. Primo... Eh, che Cagliari non è, a onta del fatto che c'è un sindaco di Fratelli d'Italia, non è una città con una prevalenza di centrodestra. Certo. Tant'è che alle scorse elezioni regionali, quando vinse Solinas, l'allora sindaco di Cagliari, che era il candidato, anche il candidato, Premier, il candidato governatore perdente, stravinse a Cagliari. E anche se non vado errato, alle politiche del 22, cioè quelle che hanno. Coronato il eh, successo di eh, Giorgia Meloni a livello nazionale, e fu avanti il centro-sinistra più il movimento 5 Stelle, 49% certo. di insieme alla regione, tanto per intenderci. Poi non dimentichiamo che i dati certo. complessivi della Sardegna a livello politico non sono favorevoli al centro-destra. Questo lo dico perché comunque ci sarà una forte contesa a posteriori, hai perso tu o hai perso tu? Però, che sia una parte o che sia l'altra. In entrambi gli schieramenti. Però Enrico non è mai successo. cioè quando tu candidi che so, Chirac alla guida della Francia, che è stato sindaco di Parigi, Willy Brandt alla guida della Germania che era stato borgomastro di Berlino cioè quando tu veltroni alla guida del, dell'Italia cioè, quando tu candidi il sindaco di una grande città in una competizione che è più estesa di quella città eh, come dire, il presupposto di base è che quelli là diciamo, sono quelli che ti devono dare la spinta, lì eh, devi ma vincere e però, di... eh, però questo è mancato a differenza di quanto Z Zedda, eh. le, diciamo quando si candidò alla regione e perse a Cagliari vinse eh, sì, qua invece sì, sta succedendo l'esatto contrario però c'è un particolare se eh. sei il sindaco di Bologna sì. e sei di, eh, sì. eh, di centro-sinistra sicuramente hai un valore aggiunto Bologna Beh. è la città classica della sinistra se sei il sindaco è ecco, però, la questione di fondo non si mai è visto che, che, è che tu candidi un sindaco in una competizione che è più grande cioè si parte dal fatto che tu porti se lo candidi vuol dire che porti porta hai ragione. e della... sicuramente questo allora, sarà in caso il di sconfitta di lo faranno pesare. fatto eh, pesare, in, eh, però perché... è un caso che in questo momento noi eh, immaginiamo dal punto di vista teorico. Voglio sempre ricordare no. che non vorrei mai vedere, non lo voglio mai in assoluto. Della nostra trasmissione, di, ma pensavano già che avesse perso No, Attenzione, no, che noi, a Cagliari, No, c'è un dato: è perso. però quello delle liste, le liste del centrodestra, la loro somma è più alta, diciamo, eh, lui prende meno delle, delle liste, insomma, di, per quello che si sta sì. cominciando. Questo, questo, capire, questo lo sappiamo perché eh. è la sua candidatura è il frutto di una battaglia intestina ed è eh ovvio certo. che, oltretutto, non dimentichiamo mai, eh, cari telespettatori, prima di tutti noi stessi, che eh, Solinas, il eh, governatore uscente, non è esponente di una delle forze eh, politiche è. nazionali, è esponente di quello che è, è un partito che ha una storia un po' diversa Beh. dal centrodestra, per no? partito sardo d'azione ma che è comunque una cosa diversa, una cosa a sé. E quindi è ovvio che ci possa essere una spinta, lo dicevamo prima al voto disgiunto. E Pennacchioli, volevi aggiungere su Cagliari però, perché giustamente si è andata a cercare... No, è no, il dato su Cagliari. Cagliari adesso in questo momento siamo al 42,8% e il vantaggio da parte di Alessandra Todde è netto, siamo al 53%. Per lei e 35% per Paolo Truzzo, però questa differenza di 18 punti si traduce in, in quanti voti? Si traduce in 5.000 voti eh, che sono comunque sempre meno rispetto al margine che c'è in questo momento in questa fase. Per quanto riguarda il dato di Sassari anche lì stiamo attendendo praticamente eh, il voto, siamo fermi a quello che vi dicevo prima, insomma che ballano intorno a 10.000-12.000 voti in questo momento, ma ancora non vengono caricati questi dati sul portale della Repubblica. Della regione Sardegna, per questo che bisogna fare molta molta attenzione tra l'altro il dato di Sassari di Cagliari che è anche molto interessante è il voto invece a Renato Soro in questo caso Renato Soro ha preso il 10,5% ripeto siamo al 42,8% nella città di Cagliari che è un dato molto molto interessante perché anche la stessa, insomma lo stesso comitato di Soro puntava moltissimo al dato nel capoluogo Sardo poi un'altra cosa, un altro elemento eh, si era detto prima dell'alternanza che c'è stata sempre in questi, in questi cinque anni. Eh, questo sarebbe praticamente un dato anche clamoroso per, per il Movimento 5 Stelle perché comunque il Movimento 5 Stelle in, in, questa, in questa tornata elettorale eh, si gioca parecchio per quanto riguarda l'alleanza e sia per quanto riguarda l'alleanza anche a livello nazionale, come è stato detto e come è stato rimarcato anche da Giuseppe Conte che considera questo diciamo, un esperimento ma si vuole tenere comunque le mani libere anche per quanto riguarda il livello nazionale. Grazie, grazie per questo aggiornamento al nostro Pennacchioli. Saluto Francesco Vivo della Stampa eh, che ci ha raggiunto, che, eh, insomma, che si intende molto di queste, di queste cose. Conosce anche eh, le particolarità di un voto come quello sardo, avendo, avendolo visto anche. E nella prospettiva di inviato dalla Spagna, dove. dove sì, eh, è anche della Catalogna che è dalla Catalogna sappiamo che dobbiamo avere rapporti ecco, ma, ecco, linguistici ma e culturali Ma non è soltanto una questione geografica, no? Il voto Santo implica tante cose. Però attira la mia attenzione. Con, uno, uno sguardo e una smocchia no. da gatto silvestro con, il, con la coda del topolino in bocca e Tommaso Labate che deve dire che cosa? No, eh, dal Partito Democratico eh, Nazionale fanno notare come in realtà Sassari, lo diceva benissimo Andrea Pennacchioni non sia stata ancora conteggiata neanche in una sezione ma qual è il vantaggio numerico del eh, centro-sinistra a Sassari? E quindi a Sassari in questo momento 94 sezioni su 140 scrutinate, quindi eh, diciamo più de, quasi terzi, no, più di due terzi. Todde avrebbe ah, anzi, il 53,71% pari a 19.352 voti, mentre Truzzu è al 36%. La distanza quindi è di 6.320 voti, non poco. Quindi tutta questa differenza che è quasi il totale di, di diciamo, i due terzi di Sassari, nessuno di questi voti eh, è stato conteggiato in quella, nel sì. conteggio che vediamo in sovraimpressione. Poi c'è una lettura molto accreditata eh, rispetto al. Spera. Aspetta, ah, questa sì. la dici dopo? Vai, vai. Eh, cosa sì, dire? No, no di era, diciamo, era da Diovandum, Quindi eh. nel senso che stesso tipo di notizie mi arrivavano, e forse è interessante, da una fonte invece di centrodestra. Mm. Come dire, nei comuni in cui il centro, sono i comuni nei quali il centrodestra è andato peggio che non sono ancora conteggiati, per dire delle eh, malizie che ci sono in questo momento, che la dicono lunga, questa viene dalla destra, sì. quindi diciamo si compone, che ecco, compone con quello che Tu che, che dicevo... hai lavorato più a lungo di questi due sfaccendati no. fuori, come prima avvenissero... <ride> no, no, Adesso mentre entravo ho fatto due telefonate rapide apposta per capire la, la, i sentimenti, più che diciamo che a questo punto sì. che i numeri che sono appunto molto confusi, e Un uh, dirigente di, di Fratelli Italia mi diceva: Eravamo molto tristi stamattina, siamo a, abbastanza tristi, eravamo abbastanza tristi a pranzo, e adesso tristini, diciamo, sì, sì, la tristezza si andava diluendo: eh, C'è un'evoluzione. una tristezza che, che però, permane, sì, sì, certo. eh, nel senso che c'è la consapevolezza. Perché eh, adesso mh, forse ne avete già parlato, ma quello che stanno guardando. Uh, I partiti, di, in particolare Fratelli d'Italia, sono i voti di lista che arrivano, e uh, uh, quell'incubo del disgiunto che c'era stato, che sappiamo essere di solito una roba da politologi o poco più nelle elezioni. No? Normalmente è cosa che incide poco. Questa volta uh, la uh, differenza tra i voti uh, di uh, Truzzu, candidato del centrodestra, e le liste è Direi del 3% adesso almeno era così, insomma, si può verificare, e, ed è più o meno coincide sia col voto della Lega che, è, che aveva subito questa scelta di Giorgia Meloni di, di imporre appunto il candidato Truzzo, sia con i voti forse un pochino più alti del partito sardo d'azione che è il partito di Solinas. Quindi, diciamo, quella è la cosa che si sta guardando, che diventerebbe credo drammatica. Comunque, molto seria nel caso di una sconfitta in una resa dei conti interna, ma che anche nel caso di una vittoria di Truzzo diventerebbe oggetto, credo, di una, di una riflessione sulla lealtà, eh, perché a quel comizio, dove sono andato io mercoledì, c'è qualcuno che eh, non ha votato per Truzzo. Questa è la sostanza. <ride> sì, mettiamola così. In realtà, io ricordo sempre a me stesso, prima che gli interlocutori, e tanto più ai telespettatori, che poi non stiamo parlando di eserciti. Stiamo parlando di elettori, no, certo. ecco, e fra l'altro nessuno immaginava di fronte a una battaglia tripartita come è stata questa, no? centrodestra contro Campolargo <ride> contro Soru, che gli elettori sarebbero stati addirittura meno di quelli di cinque anni fa. No? Quindi, una, uno dei fatti che ci spiegherebbe qualsiasi esperto di, di disciplina elettorale è importante, è che era impossibile determinare in quanti avrebbero votato che è la cosa importante per chiaro. capire chi può vincere in una zona o nell'altra e in generale nel complesso della regione. Qui ci troviamo di fronte quindi a un rinsecchimento ulteriore della platea bacino, degli effettivi certo. elettori e poi è ovvio che ci sono le persone che vanno a votare che non sono tutte sì, sì, parti dei partiti. E eh, Quindi certo. le, le persone evidentemente poi... Eh, noi non valutiamo che per la seconda volta, evento, ove perdesse Truzzo sarebbe la seconda volta che il sindaco di Cagliari perde le regionali. Ricordando che c'è una parte della Sardegna che forse certo. non è filo Cagliaritana. No, diciamo, in questo caso eh, si aggiungono i Cagliaritani che non erano tutti non contenti erano del sindaco. Quindi la somma delle differenze. due cose. Aspetta, perché, eh. Sardoni, che ha alzato no, il dito per prima. Sì, no, era semplicemente era una cosa brevissima per dire, che ah, dicevi no. che Conte eh, sta Anche andando a Schlein. Cagliari. Eh. Anche la Schlein, sì. anche Schlein stesso, aereo. A Cagliari. Eh? Stesso, stesso aereo? Stesso aereo? Sì. E i posti? A uno <ride> per Conte, no? A uno Business. per Schlein Conte queste, invece ha scelto le file. Queste le interrogazioni file dietro. stanno diventando Partono, difficilissime, eh, sì, però è singolare. Decollano parlate, dal campo largo, eh, appunto, <ride> però l'idea l'ha avuta no, prima con Fra, Conte. Francesco sempre... ricordava, ricordava la, 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 la chiusura collettiva della. Della campagna elettorale del centrodestra, mentre all'altra parte, certo. un po' per volontà della candidata eh, governatrice, questa fine, questo, questo incontro la non c'era la signora non ce l'ha stata. E, e quindi, evidentemente, forse per rimediare alla foto non scattata, <ride> diciamo, in precedenza, sia Conte che Schlein stanno raggiungendo in questo momento la Sardegna, cosa che invece non è. Quello diciamo, per decisione di Todd. Sì, per decisione, ma, per per tolto, so ehm. ma non penso che adesso invece penso che vadano per decisione loro. Non penso che lei abbia detto oh, correte qui perché Però, ho bisogno di una mano. Eh, ripeto, io al costo di sembrare eccessivamente pedante, voglio ricordare che davvero siamo lontani dalla, dalla conclusione. Voi continuate sì. a vedere certo. in sovraimpressione qual è la situazione fissata eh, fino a questo momento dalla conta ufficiale eh, dei voti e siamo e siamo praticamente, possiamo dire che siamo a metà, a metà corsa, no? Tu quanto, quanto hai in percentuale dei voti scrutinati, Andrea? 44,4% in questo momento, quindi siamo con 819 sezioni su 1.844. E allora andiamo anche noi in sovraimpressione con lo stesso arrivato, risultato, uh, sì, uh, con il risultato totale, così mentre tu lo, lo citi uh, noi lo dato, mostriamo. Eccolo che non so se ha mosso Eli Line a venire a Cagliari, a venire in Sardegna perché c'è stato un sorpasso. In questo momento il Partito Democratico è la prima lista in Sardegna, ha superato Fratelli d'Italia. Il dato è al 14,2% per il Partito Democratico contro il 13,4% di Fratelli d'Italia. È ovvio, ribadisco sempre il fatto che siamo quasi a metà, però è un dato questo, questo sorpasso perché fino a pochi minuti fa c'era stato il Fratelli d'Italia che era la prima lista in regione. In questo Momento la prima lista nella regione Sardegna è il Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle? Andrea il Movimento 5 Stelle in questo momento si attesta. Eh, si di... Sì, vi sento male, vi sento sì, male. Eh. Sì, 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 non guadagnare tempo, non lo sapete. Quanto? Attimo, in questo momento il Movimento 5 Stelle che è l'altra la, coalizione si attesta intorno al 7,9%. 7,9 perché il, il Movimento 5 Stelle se la memoria non mi inganna alle politiche aveva preso 21 il, del più 8. del PD. Infatti eh, il PD era sopra gli attivi del Movimento e Fratelli d'Italia ancora di più del Movimento 5 Stelle, quindi in questo momento Fratelli d'Italia perderebbe 9 punti Rispetto alle politiche, il movimento 5 Stelle perderebbe dei 10-12, del 22 a quello che diceva poco Perché fa. Lei, questo è, inter insomma, è interessante, e, è e per forse però anche il Partito Democratico aveva fatto di più le politiche. Ma alle politiche. Alle politiche 18 e 7. Cioè, in realtà la vera situazione è che c'è un, poi alla fine qualcuno i voti li avrà presi, no, no? Esistono dei fenomeni, tipo i, i riformatori sardi, che nessuno, che nessuno diciamo, magari ricorda a memoria, all'interno della coalizione. Che sostiene Truzzo sono la seconda forza allora... dopo, il, dopo Fratelli d'Italia. Ma molto di più, molto prima della Lega e, del, e, della, eh, e di Forza, Ita forza Italia. Sardazzo, ed è certo. alle elezioni politiche: non, non erano, erano presenti cioè, Allora, vediamo di intenderci: tutti hanno le loro liste civiche o di altro tipo di sostegno. Quindi è chiaro ed è evidente che, poi i conti li facciamo alla fine facendo la somma tra eh, simbolo ufficiale di ogni partito e eh, liste di sostegno. Voi al candidato, voi eh, territorialmente alla, alla stessa lista di, eh, di partito. Il, la vittoria platonica attorno al 14-15% eh, ci serve fino a un certo punto, è importante per eh, Schlein, per il suo partito, eccetera, però eh, quello che conterà poi, quello che sarà ricordato è un nome che inizia con la T e non sappiamo ancora se... Truzzu o Todd. Questa è poi eh, la sostanza. Non vedo impostazione la nostra Marinella Resta, quindi penso che non ci siano oh, a meno che non sia anche lei partita per Cagliari come, come schlein, no, non è partita. Posso, posso darvi una notizia ufficiale perché la vedo stagliarsi nella penombra di, di Palazzo Chigi, della piazza antistante eh, Palazzo Chigi. Ci sono elementi nuovi? Adesso. Eh, non ti preoccupare, parla pure al buio, non c'è problema. Stiamo cercando, sì, prego. stiamo cercando di trovare delle voci, qualcuno che venga a commentare questi dati, ma come ti dicevo non è, non è sicuramente un'impresa facile. La riunione del governo insomma non è uscito nessuno da questo palazzo, quindi al momento stiamo presidiando anche eventuali uscite, che il centrosinistra, diciamo il campo largo, sta uh, virando su Cagliari comunque è un dato. In qualche modo e a proposito eh, di quello di, di cui parlavate prima, cioè del gradimento di Truzzu, stamattina, sempre nelle prime ore, quando è partita una sorta di resa dei conti, un esponente del centrodestra ha eh, sottolineato, ha tirato fuori il famoso ehm, lo studio del Sole 24 Ore, nel quale Truzzu era, in base al gradimento dei sindaci, in una delle ultime posizioni. Quindi, gli elementi diciamo. In caso di sconfitta sono già tutti lì sul tavolo. Tra gli alleati di centrodestra, perché è chiaro che una vittoria è una vittoria di Giorgia Meloni e dei nuovi rapporti di forza interni al centrodestra. Un'eventuale sconfitta rischia di pesare anche perché ricordiamo che c'è un appuntamento elettorale con quattro altre regioni sulle quali diciamo, le candidature non sono ancora state definite del tutto e di sicuro il risultato della tornata sarda sarà destinato ad avere ricadute anche su quelle altre partite. Per il momento, appunto, non abbiamo ancora commenti ma siamo qua e aspettiamo ah beh, di vedere se qualcuno perfetto. esce e parla e anche di cercare voci delle altre forze stiamo certo. cercando anche i centristi anche azione per, per avere un loro commento perché a questo punto comunque vada diciamo c'è un ruolo nella partita che può essere sicuramente determinante sono il terzo polo. o il contrario finalmente sono sicuramente il terzo polo allora eh, andiamo, andiamo in pubblicità e, è ovvio che come voi capite Visto come si è messa la materia della politica italiana eh, sembra più che si debba dire vince o perde il centrodestra più che vince il campo largo. Però ci sarebbe anche da affrontare questo aspetto. Queste sarebbero le prime elezioni in cui un'alleanza PD e 5 Stelle eh, potrebbe imporsi o comunque, nella peggiore delle ipotesi, perdere di una corta incollatura. È l'inizio di una strada? Ne parliamo subito dopo una breve pubblicità. Eccoci cari telespettatori, siamo alle prese come sappiamo con il volatone finale che non sappiamo quanto durerà però eh, per aggiudicare la presidenza della Regione Sardegna e ancora come vedete eh, nella sovraimpressione sotto di me eh, Alessandra Todde insegue con il 44,6% 44, Paolo Truzzu che ha il 46,1% siamo circa anzi poco meno siamo a 918 sezioni scrutinate eh, su 1844, cioè ne mancano tre alla metà esatta delle, delle sezioni scrutinate. E, ed è evidente che il distacco continua a esserci, ma diminuisce. Voi se ci avete seguito eh, già da prima sapete che in molti pensano che Todde con i risultati di Cagliari che vanno ancora caricati e quelli anche di. Sassari in gran parte da caricare potrebbe, dovrebbe secondo alcuni, fare il sorpasso a indicare questa prospettiva come possibile. E ancora un po' più che possibile il fatto che sia Giuseppe Conte sia Elish Line, che sono i grandi padrini della candidatura di Todde, hanno annunciato che stanno andando a Cagliari, come dire, partecipiamo alla festa della vittoria. Non sono evidentemente superstiziosi nell'uno o nell'altra e peraltro noi sappiamo, ve l'avevo già anticipato prima della pubblicità, che questo sarebbe ove si concretizzasse, ma noi abbiamo sentito anche esponenti molto, molto pochi ottimisti da stamattina del centrodestra dire però potrebbe esserci un miracolo, quindi attenzione eh, che la partita non è, non è chiusa, però se vince come per loro sembra più che possibile o anche se perde di una corte incollatura, Olivo, è per te comunque il battesimo del campo largo o sono due film diversi? Ma eh, è chiaro che la, la, la Sardegna ha una sua specificità, come dire, geografica, culturale, politica, che quindi è complicata eh, poi portare sul continente. È ovvio che per la storia politica recente la Sardegna però ha contato molto per, per la storia appunto, beh, politica invece nazionale, quindi si apre un discorso. Era, è, secondo me eh, sarebbe stata eh, un, eh, una sconfitta netta eh, di, del, del campo largo, dell'esperimento, no? come l'ha chiamato la Meloni in maniera sprezzante. Al, al, Uh, al comizio di Cagliari una sconfitta sarebbe stato un, una, un, so, un problema grave anche perché una sconfitta, uh, una sconfitta della Todde, una sconfitta larga sa, sa, della Todde, sì, certo. larga e questa della è impossibile. Todde. No? Appunto, A quindi punto già, è impossibile. già possiamo dire che un risultato c'è che insomma, nessuno può dire che l'esperimento un, un, virgolette, è fallito completamente. Siccome gli occhi erano puntati. In Sardegna c'è un PD abbastanza radicato, come dimostrano i dati, è tutto sommato forte e avevo raccolto andando lì tante perplessità su questa alleanza, non c'erano state le primarie. Eh, insomma, a parte appunto Renzi e Calenda non si erano, si, hanno appoggiato Soro. Soro stesso ha rifiutato eh, no, un accordo con la Todd. Quindi, insomma diciamo che ci si giocava tanto e eh, già apposta alle 18. Quando, quando si vede che la Todd se dovesse perdere, perderà bene. Diciamo così. Eh, a questo punto anche la presenza fisica dei due leader eh, sta lì a dire che evidentemente su questo esperimento ci si punta e si va avanti. Che dici Alessandra? Beh sì, sicuramente questa sarebbe un'indicazione politica forte in questa direzione, poi eh, può essere che spinga anche il terzo polo, che comunque ha un'alleanza, poi serve molto larga per eventuali politiche eh, ancora più larga, però certamente sarebbe una forma di benedizione, però sarebbe anche... Eh, diciamo così, una piccola vittoria dentro quest'asse per Conte perché comunque è una candidata dei 5 Stelle, perché è stata scelta con un accordo senza primarie. E quindi... Perché mai c'era stata una vittoria certo, di, una... Di, una, di, un di un esponente in elezioni, che, insomma, storicamente elezioni regionali, in elezioni locali, quindi segnerebbe un punto a favore dei 5 Stelle negli equilibri fra i due, mi sembra. Ma su questo posso, posso, aggiungere, posso aggiungere un piccolissimo dettaglio, perché va molto la ricostruzione secondo cui eh, la, diciamola così la mh, vittoria... In Sardegna del Movimento 5 Stelle del PD del, di, di Todde sarebbe una partita un po' lus-lus per Elyschlein: nel senso che se perde. Plus perdo, perde e se vince, la, eh, se vince Todd perde lei perché comunque oh, ha, è candidato al movimento 5 Stelle secondo me non è, non è così Beh, perché però comunque ha vinto, adesso è un vinto. La prima, se posso è... dire che secondo me Beh. questa sarebbe nel caso di vittoria di, di Alessandra Todd sarebbe la prima vera vittoria mm. di Eli Schlein da quando è segretaria del Partito Democratico perché perché a, ha resistito alle pulsioni che volevano diciamo, una, una sorta di braccio di ferro con il Movimento 5 Stelle, in cui sarebbe stata paradossalmente anche agevolata all'inizio dalla presenza sulla scena di Renato Soru. Traduciamola, ho il problema Soru, eh, tu hai, diciamo, non riesco a venire a fare l'accordo con te. Tu ritiri Todde, io faccio ritirare Soru, cerchiamo un candidato di mediazione, eccetera. Cioè, invece lei ha resistito, ha creduto molto nella candidatura Todde e sarebbe ingeneroso liquidarla come comprimaria, soprattutto se il PD si configura come sembra il primo partito della coalizione. Poi c'è un secondo punto, non da poco, una delle più grandi operazioni che ha depotenziato la, la candidatura di Renato Soru. Cioè, il ritiro dall'accordo con Soru dell'ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda, la messa l'ha portata a casa Schlein. Cioè, se, se, se Ripetiamo, se, visto che siamo affezionati a questa mh, dubitativa, io un po' meno dubbi, però, se alla fine vincesse eh, Todde. Eh, rovesciando quel risultato che vediamo in sovraimpressione di pochissimo, beh, il fatto che comunque eh, Schlein sarebbe quasi un po' quella ah. del gol partita. Ultima indicazione Però che: Però, do... scusami, scusa, non ti interrompo. Portare. Perché sì. io ritengo che sia un po' diversa la cosa. E te lo certo, chiedo: quindi certo. in realtà qualcuno potrà dire, e già lo si diceva da prima: sì. che quindi il campo largo può vincere solo se è il candidato dei 5 Stelle, perché? Perché. Eh, come dicono in tanti, non solo nel centrodestra e non solo tra gli osservatori, e poi in realtà quella è la deriva. Che già fu prefigurata ai tempi di Zingaretti Bettini. No? Il, il punto di riferimento è conte col movimento e il PD vince solo se si allea sotto le insegne del principali del Movimento 5 Stelle. Cioè. Non pensi che in realtà la vera prova del nove sarà vincere con un candidato del PT ah, per vedere ovviamente. se il Movimento 5 Stelle è in grado. Perché questa è la questione. Il Partito Democratico è un partito strutturato figlio di un partito strutturato sì. nipote di un partito strutturatissimo. Sì, sì, no? però... Ecco. Eh, no, ma Movimento sappiamo già Cinque succederà... Vota insieme al PD solo se il candidato è suo. No, succede, secondo me, pre, ora abbiamo visto, è eh. la prima vittoria. È, Eventuale. è prima, possibile, possibile <ride> attenzione, possibile. Non, ho detto, non mi sono sbilanciato. <ride> no. possibile... Hai detto tutti sì. possibile. Se, beh, se vincere Todde sarebbe la prima vittoria. Io ti dico che secondo me... Se vincesse la Todde e quindi mettesse diciamo, a segno la prima vittoria del campo largo con capitano, fascia del capitano, un esponente del Movimento 5 Stelle, nella stessa Sardegna succederebbe un esperimento di campo largo con capitano invece un in esponente del Partito Democratico di Aria, dove al comune di Cagliari, che voterà a breve, visto che Truzzo comunque si, si è dimesso. Questo non vuol dire, Enrico, che... Da oggi saranno. Si eh, potrebbe ritirare le dimissioni penso. In di eh? sconfitta. Beh, dici, la, sì, no, no, io dico che si, si vota a giugno. Si vota comunque a giugno? posso può presentare, lì però, Lega, lì però la Lega, La Lega, qua la Lega Can, dice, quando gli è stato tolto tolina, e Solinas e ha uh, come dire prenotato Cagliari. No, Ma diciamo questo così, sempre lì. se, se però, non insomma, fosse impegnato come governatore della Sardegna. Certo. Sottolineiamo, Sottolineiamo. No, 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 lo sto, lo sto dicendo, sono serissimi. Seri, fiori, una, sono un esito, serissime. un esito. No, sono Vittoria, Truzzo, sì. la Labate deve cambiare no, zona ma delle vacanze. So, non ho più che dirlo, ma lo sto ripetendo, potrebbe essere impegnato come governatore. Aggiungo però una cosa e chiudo. Vabbè, sarebbero due, una la tengo per dopo. È di tutta evidenza però che da domani, qualsiasi sia l'esito delle elezioni regionali di vittoria e di sconfitta, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle inizieranno, ricominceranno a incrociare le lame più, più violentemente che prima. Al pari di come faranno quelli del movimento ce de de del de centrodestra, Lega. perché inizia una campagna elettorale per le elezioni europee, che stabilirà chi dei due, più ancora che chi, chi è dei due, darà carte sul tavolo della costruzione di un campo largo, che come si è visto dalle elezioni del 2022, è condizione non certo mh, sufficiente, ma comunque necessaria esatto. se vuoi giocare col centrodestra. Stop! Basta. Allora, hai parlato per 42 minuti. No. No. Io. Par condicio, vittaccio. Posso aggiungere solo una cosa certo, però? Sulla, eh, su questo tema del Movimento 5 Stelle PD, però c'è una cosa che comunque ha ottenuto Conte, cioè di non fare le primarie. Le primarie, partecipare alle primarie per Conte avrebbe avuto il significato di accettare lo schema di un PD diciamo, dominante, quindi di entrare nello schema di gioco squisitamente del PD e questo invece Conte non, non lo ha fatto, c'è anche questo elemento nella... Allora, la vittoria eh. è un grande Però galvanizzatore, no? è un grande elemento certo. di, di coagulo. Quando si vince si è molto più amici che quando si perde, come stiamo per vedere, qualunque sia la parte. Eh, che, sarà, che sarà sconfitta. E questo è chiaro ed evidente, però ci sono dei dati assoluti eh, che, eh, che abbiamo presenti, tra cui le elezioni dell'Abruzzo che sono a un passo e che sono, marzo. possono ecco, posso essere letteralmente la prova del 9 o la smentita del eh, risultato di questa sera, qualunque esso sia. Ci ha ascoltati, sperando in modo, che lo abbia fatto in modo clemente. Eh, Lorenzo Pregliasco che di queste cose, di questa materia elettorale ben si intende come è eh, noto. Buonasera Lorenzo. Allora, eh, intanto, dati alla mano, noi ci, ci confrontiamo da questa mattina e sappiamo che eh, il campo sarà largo, la vittoria però non è così larga o si è allargata negli ultimi minuti. No, devo dire che noi stiamo cercando di, di proiettare i dati che arrivano dai vari comuni per avere un, un trend generale e devo dire che anzi, se possibile, nel, nell'ultimo paio d'ore si è ristretta la, la, la possibile vittoria, perché dobbiamo dire che il vantaggio in tutte queste simulazioni è un lieve vantaggio, ma a favore di Alessandra Todde, quindi la candidata di centro Movimento 5 Stelle. Però è davvero una una situazione che potrebbe, che potrebbe diventare quella delle elezioni regionali più, più contese, più, più sul filo, quantomeno degli ultimi anni, ehm, con, adesso sto vedendo le ultime, le ultime stime, qui vediamo il dato ufficiale dello scrutinio, che però ovviamente non ha dentro tanti voti da Sassari, tanti voti da Cagliari, e lì Todd recupera, nelle simulazioni eh, che, che vedevo poco fa eh, siamo sotto al punto percentuale di margine. Sotto eh. il punto percentuale di margine, eh. quindi, quindi siamo in zona di contendibilità del risultato finale? No, lo possiamo dire in questi termini, eh, Lorenzo. Aspetta un attimo, eh. resta lì. Perché mi chiede eh. la linea Pennacchioli, sicuramente per la stessa materia, però con i dati ufficiali, che cosa mi vuoi dire, Andrea? Che vuoi dire? Sì, perché si assottiglia, si assottiglia e di parecchio il margine tra Alessandra Todde e Paolo Truzzo in ecco. questo momento noi siamo a 45,6% per Alessandra Todde e 45,6% 45 per Paolo Truzzo e 45% invece per Alessandra Todde quando siamo al 53,7% in questo momento di distanza ci sono meno di 3.000 voti, per capire si sta ancora, ancora assottigliando tra l'altro abbiamo i dati ufficiali se ti possono interessare di Cagliari e di Sassari, a Cagliari non siamo a 130, 173 sezioni. Scusa, sono entrati là dentro oppure no? Perché allora, questa è la prima. Allora, questi sono i dati che arrivano dai comuni eh. che non sono stati ancora caricati nel portale. Quelli eh. caricati nel portale sono al 30%. Quelli che arrivano dai comuni sono quelli che io ho in questo momento eh. e che danno eh, a Cagliari 130 su 173, Todde avanti 53,2%, Truzzu 34,5%, mentre a Sassari il dato è 107 su 140 sezioni, Todde avanti 53,7%, Truzzu 36. E eh, allora grazie, no, hai fatto benissimo a dirceli. Eh, eh, Pregliasco, tu facevi la tua analisi anche dando conto di questi già avendo in mano questi dati, giusto? Certamente sì, e una cosa che dobbiamo dire, perché altrimenti è un po' un'illusione ottica eh, era attesa una vittoria importante di Todd A Cagliari, benché Truzzo fosse sindaco uscente. Il punto è capire se è sufficiente questa vittoria a Cagliari, così come in altre città, per invertire il trend. Perché cinque anni fa il centrodestra vinse di 15 punti a livello Sardegna pur perdendo a Cagliari di 4 punti. Ecco che da un certo punto di vista non potrebbe, potrebbe non essere sufficiente vincere a Cagliari, anche se ampiamente, perché il dato generale è quello che conta e lì tutti i comuni valgono ovviamente in base alla loro popolazione. Quindi c'è cioè, questo elemento, non è sufficiente il solo dato delle città per capire come andrà a finire questo, questo scontro. Però la domanda che magari... allora che si pone è... Ci sono come dire, i voti dei centri minori che possono essere molto. sono storicamente più forti per il centrodestra. E Sassari, come andò cinque anni fa? Perché anche Sassari oggi viene considerata una, eh, un serbatoio di voti che sta per essere riversato eh, sul contatore generale a favore della TOD sì. Il punto è, sto vedendo appunto il confronto per comune no, tra 2019 e, e quest'anno. C'è diciamo, questo scarto su, su Cagliari che è molto importante a favore di Todd. E bisogna capire se sarà, se sarà decisivo. Sassari è anche un trend positivo perché eh, aveva vinto Solinas per quanto non di tantissimo nel 2019, e quindi qui c'è un, un altro scarto importante. Va detto, va detto che noi già consideriamo questi dati nelle nostre valutazioni, e pur considerandoli sembra che la partita sia, sia aperta. Eh, Un'ultima cosa che, che, che possiamo dire è che noi stiamo parlando del voto dei candidati, eh, molto probabilmente come coalizioni, quindi come somma di liste il centrodestra arriverà davanti, il punto è che potrebbe esserci quello scenario in cui il centrodestra ha più voti del centrosinistra come liste ma vince il centrosinistra perché ci sono voti disgiunti o voti al solo presidente che si rivelano decisivi, è uno scenario che devo dire più passa il tempo più diventa verosimile. Questo è il punto. Benissimo, certo, è prego Francesco. No, 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 dicevo questo del disgiunto che appunto è materia di solito molto tecnica e che viene sopravvalutata in campagna elettorale e poi si sgonfia no, al, durante lo scrutinio perché è un voto sofisticato, diciamo così, no? è un voto... Sì. No, eh. e, però è vero che eh, inserendosi eh, la partita eh, tra Meloni e Salvini, la partita nazionale, in quella locale dove è stato tolto un candidato, un governatore uscente sardista no? del Partito Sardo d'Azione che, qui, che non, pur avendo parecchie debolezze diciamo politiche e una candidatura debole per una serie di ragioni prima <ride> quelle giudiziarie però e, e, il suo partito che è il Partito Sardo d'Azione alleato della Lega anche a Roma diciamo anche in Parlamento e, era evidente che, che la, come dire, la, la ferita della sostituzione, eh, peraltro dell'ultimo <coughs> momento ufficializzato Salvini ha mollato all'ultimo proprio il giorno praticamente che si dovevano consegnare le liste. E questa roba, eh, questa, questa eh, dinamica, io credo eh, adesso andrà a finire come andrà a finire. Proprio su quello che diceva Pregliasco, quindi sul disgiunto, qualche elemento di riflessione lo sta creando. Sì, ma non c'è dubbio. E non c'è dubbio che, tanto per parlarci chiaro, cari telespettatori e cari ospiti, è ovvio ed è evidente che ci saranno due valutazioni, come sempre. La valutazione generale, ha vinto X e ha perso Y, e poi la valutazione, cosa succede, cosa è successo e cosa succederà nelle coalizioni posto che restino tale, perché poi. Abbiamo visto elezioni anche regionali che hanno eh, letteralmente squassato eh, le coalizioni. E questa è evidentemente la posta in gioco. Ma come ci diceva Lorenzo Pregliasco, e io ve lo dico francamente, non vi parlo per amore di suspense. Vi parlo perché eh, credo davvero che. Ho visto tante volte e c'ero anche in quel, quella notte del 2000 in cui le elezioni presidenziali americane durarono poi un altro mese prima di, di avere il risultato finale. Quindi eh, so benissimo che eh, la certezza, e come dicono anche i sondaggisti, sia solo col voto di pietra, non col voto di paglia che, che è dato eh, da sondaggi, exit poll, proiezioni o anche appunto eh, simulazioni. E lì, eh, qui bisogna, bisogna aspettare. Perché c'è un voto? De, della regione profonda in tutte le regioni almeno quelle in cui c'è una città cardine una città capitale forte che poi sono, non sono prevedibili e spostano spesso il risultato come ci ricordava eh, Lorenzo Pregliasco nel 2019 il centrosinistra vinse nettamente a Cagliari ma poi perse di 15 voti a livello regionale è vero che vinse ma non di tanto a Sassari, ma Sassari non è il 15%, anzi il 7%, 7,5% necessario per pareggiare quel distacco, poi finale. Quindi è tutto da vedere. Poi è chiara un'altra cosa: che qui c'è per la prima volta un possibile governatore donna, per la prima volta, se non sbaglio, in Sardegna sto dicendo certo. ovviamente, per la prima volta un governatore del Movimento 5 Stelle, per la prima volta un governatore di una coalizione che non si è mai vista vincere in Italia da nessuna parte cioè PD, Movimento 5 Stelle gli elementi di novità politica sono fortissimi qualora appunto portino alla vittoria e sarebbero forse fortissimi anche se portassero a un risultato per cui si sta qui un mese come con Bush e Gore i servizi sono garantiti eh, ragazzi, potete lavare ogni tanto state tranquilli, però e questo eh, possiamo dire. Per il resto è inutile mettere il cuore o la paura, eh, secondo ovviamente il punto di vista del, del telespettatore, oltre l'ostacolo. Dobbiamo aspettare e vedremo. Intanto ci sono dei dati. Un dato c'è: quel 8,4%, e lo chiedo a tutti per le rispettive competenze. Di Renato Soru, cosa ci dice per chi non è né di là né di qua, né da una parte né dall'altra, né di centrodestra né di centrosinistra? È un abbozzo ulteriore di quel piano per il terzo polo che è andato così così alle elezioni politiche eh, di un anno e mezzo fa, è la prefigurazione di una cosa che ci potrebbe essere e darebbe ampia garanzia di portare una delegazione in Europa alle elezioni eh, dell'8 giugno, o che cos'è? Parto da Sardoni perché. Io mi stavo girando pensando di ascoltare <ride> prima le risposte degli altri. Se preferisci, diciamo. No, 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 assolutamente. No, eh, tante cose eh, di queste, nel senso che eh, intanto è un, diciamo, con quei, con quei numeri, anche se non li vogliamo calcolare tutti quanti, eccetera, comunque la vittoria sarebbe stata a mani basse del campo di centrosinistra, anche se ne vogliamo considerare soltanto la metà. Quindi questa considerazione va fatta. Poi c'è un dato di Renato Soru, cioè Renato Soru aveva comunque un suo prestigio e, qualche, e voti e forza elettorale in Sardegna e quindi eh, c'è un dato che è locale. Poi c'è un dato sicuramente di riflessione: eh, hanno fatto male quelli del Terzo Polo a litigare, a dividersi perché insieme potevano, con un candidato giusto, possono raggiungere, con candidati giusti possono raggiungere. Eh, dei numeri, però è anche il segno se finisce così, se non arriva al 10%, perché comunque inizialmente era attestato anche di poter avere oltre il 10%, però significa anche che una polarizzazione dei vo del voto e delle coalizioni comunque c'è. Eh, questo mi sembra e soprattutto quando c'è la sensazione che magari un voto sia meno utile. Mi sembra più o meno che, che possano essere queste le, le lezioni che, che si possono trarre. E essendo, io... Ah, no, io penso Vai. che no, dal punto di vista del, del terzo polo, penso che non ci sia no, no, il futuro del terzo polo non passava dalle da, da elezioni sarde neanche in caso di una, diciamo, di, una, di una performance eccellente di Soru, che non c'è stata. Questo dato mi sembra molto riconducibile eh. a, a Soru, sì. persona persona fisica, ex governatore, locale. imprenditore, perché a detta di tutti gli osservatori eh, le liste non è che fossero fortissime. Tra l'altro con questo risultato mi sembra che non si prefiguri non neanche l'elezione, l'ingresso di Solo. Sono Infatti regionale. perché doveva so. raggiungere il 10. La partita vera del terzo polo inizia diciamo, con il conto però... della rovescia in Europe... vista delle elezioni europee quando si prefigura diciamo, una situazione diciamo, non dissimile. Insieme stai per, quasi per certo che superi il quorum del 4%. Separati, c'è cioè, la possibilità abbastanza concreta. Sondaggi alla mano. Io vedo quelli che dai tu lunedì sera: che, che non entri, che non ce la faccia nessuno. Quindi, no, no. In terzo Questo, polo... Allora, ti posso anticipare, posso ah, anticipare beh, anche ai Sendo telespettatori. Così sì. capiscono che eravamo d'accordo, <ride> che era, che era che che, un asilo. Lo posso dire, non ho difficoltà eh. ad anticiparlo per quanto riguarda proprio. E le, le forze del terzo polo, tanto per intenderci, andiamo a cercare eh, nel, ovviamente nel, nel dato che SVG ci ha consegnato e che trasmetteremo per intero eh, questa sera, però azione sta da sola, sopra, quanto? nettamente sopra al 4%, al 4,4%. Eh, e per quanto riguarda le altre due forze più direttamente indiziate di far parte di una Europa e più Italia Europa viva. e Italia viva Italia viva 3,3% più Europa 2,6% guarda fanno la somma Me... di SORU precisa no, no fanno molto <ride> di più di SORU fanno eh sì, più, si fa di, quasi il di 10 diciamo eh. che no, no, fanno più del 10 4,477, sì, 10,3 quindi insomma in realtà c'è in questo momento un bacino elettorale terzopolista europeista europeista, eh, chiamiamolo così. Tra l'altro, c'è anche un, un Purparlè che evidentemente è evidentemente tecnico anche con a, Alleanza Verde e Sinistra. Penso, per, per vedere tutti quelli che non stanno, no? che devono cercare. Che da soli non ce la fanno. Ecco, cioè. che da soli non ce la fanno. No? Perché poi. però. Questo per dire, però eh, non abbiamo fatto parlare, giustamente il nostro. No, ma in realtà, come <ride> spesso capita in queste situazioni, eh, eh, i signori qua a fianco hanno detto quello che avrei detto io, quindi sono d'accordo che la figura di Soru era talmente eh, tanto anomala nel quadro nazionale, no? è un personaggio eh, assolutamente unico eh, anche politicamente. Non so se è uno che si può definire centrista, direi di no. Diciamo da un punto di vista politologico no? eh, anzi è uno che su certi temi dell'ambientalismo sì, era, era radicale, più diciamo. ra più radicale. Cioè, però eh, un fervente anticomunista sempre quindi non uno di è sinistra è sicuramente antigrillino credo eh. anche per certi versi o ora tutti come erano. tutti i democratici dici tu eh? però, no, ora tutti adesso democratico. Democratico. fai la domanda di San Giuliano esatto. ah. volevo evitare, andando, volevo evitare andando, di arrivare andando. a quello ecco. sì, andando, sia. Andando. la parola anticomunismo per quanto mi Riguarda, è finita col partito comunista. Poi... sì. E, però Soru dentro aveva rifondazione comunista. Eh. Così torniamo. Sì. No, per dire adesso, a parte le battute di quanto quella coalizione sarda, come, come si chiama, fosse composita. E beh, difficilmente eh, ma è, cioè, erano qua. tutti quelli che non stavano nelle due collezioni Esatto. Eh. E né lui ha, ha fatto una campagna molto. Cioè lui ha fatto una campagna tutta sarda, orgogliosamente sarda, e cercando ne di sardare. Ne parleremo dopo la pubblicità. Ma mi pare che Tommaso Labate abbia avuto in sorte di indagare sul rapporto padre-figlia eh. politico. Beh, eh. lo, ne ho pure scritto. È eh. eh. questo, è questo. questo. Ne parliamo, ci dobbiamo fermare però. Allora, allora, eh, qui la situazione non è facile e non perché, come stiamo per vedere, vediamo insieme: dopo 1200 sezioni eh, su 1844, la situazione è questa, e che quindi in ogni caso non dà eh, luogo alla possibilità di una vittoria valanga di nessuno. Non solo questo, e vedete comunque il dato: Truzzu 45-7, Todd 45-7, quindi 0-7 in questo momento. Soru 8,4, Chessa 0,9. Ma anche ad andare a cercare di vaticinare quello che può succedere, come fanno gli esperti, tra cui uno è collegato con noi, Lorenzo Pregliasco, non è che si va lontanissimi da, da quest'ordine di distanze. No? Eh, è così, insomma, provando a, a proiettare i, i dati comunali per compensare la differenza nel, nel livello dello scrutinio. Si vede che insomma, eh, al momento la, lo scenario più probabile è uno scenario davvero sul filo, eh, in cui plausibilmente Todd ha più margine per recuperare, perché i voti devono arrivare da aree più favorevoli alla candidata di centrosinistra e 5 Stelle, ma noi al momento non ci aspettiamo una vittoria più ampia di un punto percentuale, per capirci. Eh, questo significa che potremmo avere ancora diverse ore di, di incertezza. E eh, ricordo, anche. tra l'altro. Cioè. No, ricordo, ricordo solo una cosa, cioè che eh, noi veniamo comunque da una. parliamo di una regione che viene da una precedente elezione regionale in cui lo scarto era stato di 15 punti, quindi c'è chiaramente un elemento significativo, dato anche dall'alleanza con i 5 Stelle, perché ovviamente 5 anni fa i 5 Stelle erano da soli. Allora, mentre tu parlavi di questo argomento... Ferrato, anche perché ha ricevuto la visita di un esponente della regione, un esponente tecnico della regione, mi chiedeva subito la linea il nostro Pennacchioli, giusto? Sì, allora c'è il responsabile del servizio elettorale, Sergio Loddo, che tra l'altro sta ancora insomma, parlando con i giornalisti perché si era creata appunto la polemica eh, sui numeri che non vengono caricati sul portale. Allora ci ha tenuto a ribadire il fatto che il sistema funziona perfettamente, c'è una polemica anche non troppo velata con i comuni che tardano a caricare, soprattutto il comune di Cagliari e il comune di Sassari, che preferiscono caricarli prima sul loro sito, il sito de de del comune. E poi dare eh, la comunicazione alla Regione. Eh, il riferimento è anche, ed è il motivo per cui è sceso, perché è molto complicato lo scrutinio. La scheda è unica qui in Sardegna, eh, c'è il voto disgiunto e c'è l'alternanza eh, dei due consiglieri, un uomo e una donna. Questo alimenta praticamente la lentezza del conteggio e quindi anche lo spoglio che viene fatto. Però, in particolar modo, siccome dai comitati arrivano, eh, sono state arrivate critiche da parte della Regione per la lentezza, il responsabile appunto del servizio elettorale ci ha tenuto a dire che in realtà il problema non è loro, ma di questi comuni che arrivano un po' più in ritardo. Io non so se siete arrivati con il dato, perché io sono al 59,2% delle sessioni scrutinate e, dilo, e abbiamo passato. Eh... 1.092 sono le sezioni adesso Paolo Truzzo 45,7% Alessandra Todde 45% in questo momento ballano sempre intorno ai 3.000 voti eh, Renato Soro 8,4% e Lucia Chessa 0,9% questo è l'ultimissimo dato e dopo quante sezioni? Ripetimi le sezioni scusa perché noi abbiamo lo stesso dato ma meno sezioni quante 1.092 1.092, 1092. Quindi eh, questa è la situazione, okay. come vedete, di grandissima incertezza eh, per Durante. Però c'è un punto di domanda che, tecnico eh, che riguarda quello che giustamente Andrea Pennacchioli diceva essere la posizione dei dirigenti della regione Sardegna. Qui c'è cioè, una cosa che però è abbastanza singolare. Ma, certo. Un conto è, cioè, se, eh, da quello che ho capito da Andrea che fra l'altro si è spiegato benissimo il dirigente lamenta il fatto che i comuni siano lenti, non tra, siano lenti nel trasferire i voti però sul, sito del comune... sul sito del comune quei voti ci sono già, tant'è però sul sito del comune ci sono eh, eh, come appunto... non sono ufficiali? Ma e, scusa, come non sono ufficiali? Non sono caricati, e ci ha tenuto sono... anche a precisare eh, il precede precedente messi, del 2019 è... nel 2019 con questa tendenza si è arrivati, adesso non voglio spaventare nessuno si è arrivata alle 4 di notte con questa tendenza per arrivare a coprire tra l'altro neanche il 100% bene, ma il 99% eh, e Io mi sono liberato la serata, stai tranquillo C'è che... qualcuno che però no. all'interno Scusate, no, <ride> no, scusate, no, scusate, no, non ci interessa niente Ha appena detto eh, il nostro inviato Andrea Pennacchioli che il dirigente tecnico della regione è sceso in sala stampa proprio perché sa che ci sono polemiche arrivate. Però io penso che tutti noi essendo maggiore, maggiorenni non pensiamo che una vittoria decretata alle 7 di sera e una vittoria decretata alle 2 di mattina sono diverse e cambiano politicamente. Quindi mi rifiuto di pensare che soggetti pensanti, maggiorenni, eh, con i diritti civili in regola, fanno una simile scemenza, peraltro, siccome la Regione è in questo momento, eh, fino a questo momento, guidata da un esponente del centrodestra e il comune di Cagliari è guidato dalla stesso, dallo stesso tipo di maggioranza, mi rifiuto di pensare che esista un balletto di questo tipo e soprattutto non cambia niente. Poniamo che, perché, eh, cari telespettatori, non sto parlando di Tommaso Labate che fa benissimo a fare queste domande, ma dovete sapere, eh, ce ne riferiva prima in separata sede proprio Alessandra Sardoni, che tra le forze politiche c'è come un motto di paura che si poteva immaginare ai tempi del 1948, quando c'era uno scontro sistemico sì, a livello sì. elettorale, o no? l'abbiamo eh. oh, sperimentato anche per qualche ora nella notte famosa del 2006, no? quella dei 24.000 voti di distanza, ma qui insomma, stiamo parlando di una cosa di cui nessuno sa le dimensione e tutti quanti andremo a dormire tranquilli anche se non sapessimo ancora fino a domani. Se sarà la Todde o Truzzu. No? Presidente... resta no. però che la lentezza è un po': la lentezza, però, col ci, ricordavano, ci ricordavano sia Pennacchioli eh, sia, sia Pregliasco che, no, eh, che cinque anni fa non andò non diversamente No, no, anzi, no infatti, però sorprende che dopo cinque anni. Eh, però stiamo parlando delle elezioni regionali di, eh, di quella regione che se l'amministra anche dal punto di vista del scrutinio elettorale come le pare, cioè non è che certo. dobbiamo stare ai nostri tempi, scusate, chiudete perché c'è padre Brown. <ride> <ride> la, allora, vediamo, Vabbè, ecco, basta il telegiornale eh, basta, basta le 20. <ride> <ride> ecco, allora comunque si ha detto quel che andava detto su questo che è interessante, <ride> ma fino a un certo punto. E volevi dire qualcosa sulle primarie prima però, ne, mi, oh, ho capito male il messaggio, Pennacchioli? Eh sì, perché facevamo riferimento insomma, alle primarie, facevamo riferimento ad Ellis Line. Eh, oggi è un anniversario perché esattamente un anno fa Ellis Line vinceva le primarie del Partito Democratico, eh, era il 26 febbraio e anche lì stavamo facendo uno speciale per, eh, per celebrare le, le primarie del Partito Democratico, quindi è passato un anno esatto, molto probabilmente, insomma questo al di là del fatto che potrebbe essere un evento, un evento scaramantico, però è un, un dato fattuale. Il dato della Lega, abbiamo dato prima del 4%. In questo momento la Lega è al 3,6%, mentre i Sardisti, eh, ovvero il partito Sardo D'Azione, è al 5,3%. Visto che era, lo stavate commentando prima, insomma, di Sono questa insieme sorta di, subito uh, battaglia sotto tra il partito 9%. di Solinas e quello di Matteo Salvini. Esatto. E allora, già che ci siamo, vediamo insieme perché noi il. La schermata qui non l'abbiamo ancora pronta. A riguardo. Ci dici tutte le forze, le forze politiche, i dati di lista nazionali dopo eh, quasi il, 60, no, il 55% delle sezioni scrutinate. E prima parlavamo del Partito Democratico. Allora, io in questo momento. Prego. Sì. Allora, partiamo dal centrodestra, in questo momento il centrodestra è al 13,9% Fratelli Italia, eh, Forza Italia si attesta al 7,3%, eh, la, la lista Riformatori sardi 6,8%, Partito Sardotazione come vi dicevo al 5,3%, eh, altre alleanze civiche, Alleanza Sardegna, Partito Liberale Italiano 4,8%, lo stesso dato per Sardegna al centro eh, 2020 4,8% e poi il dato che vi dicevo per la appunto per quanto riguarda la Lega. Se mi dai un attimo di dati invece per il centro-sinistra, ma siccome la, la, la distanza dal computer non è tale, mi devo un attimo spostare io certo. e ti do anche il dato del centro-sinistra. Dai dai vai tranquillo, noi ti seguiamo a distanza. Come lo vedi, poco agile, vero? Il nostro... Eccoci qua, no, allora, il Partito Democratico 14,2%. 14,2%, Movimento 5 Stelle, 7,7%, Alleanza Verdi e Sinistra, al 4,4%, Uniti per Alessandra Todde, altra lista civica, 3,9%, Orizzonte Comune, altra lista civica, 3,1%, Progressista, che è la lista a cui fa riferimento l'ex sindaco di Cagliari Zedda, è al 3,1%. Questo per quanto riguarda il totale di coalizione per il centro-sinistra è 42,3% mentre Alessandra Todde in questo momento è al 45,2% quindi diciamo il nome della Todde tre punti in più rispetto al, uh, ai voti di coalizione e invece dall'altra parte com'era il rapporto tra somma dei voti di lista delle forze politiche rapporto... e voti al candidato devi fare un altro viaggetto ma noi siamo stati <ride> Sei tornato? Eccoci qua, ecco. allora, 45,7% 45, per quanto riguarda eh, Paolo Truzzo e 49,7% invece voti di coalizione, in questo caso Paolo Truzzo perde il quarto Benissimo, benissimo, benissimo. Per tutte e due ovviamente c'è quel sotto la soglia del 50%, che è più doloroso per il centrodestra ovviamente, perché c'è Soro in mezzo ovviamente anche, che, eh, che è, eh, è l'aspetto di cui parlavamo, abbiamo, abbiamo già parlato. Come si capisce però eh, la grandissima prudenza di Lorenzo Pregliasco, eh, che, che studia questa materia fin da, da quando aveva i pantaloni corti, l'estate scorsa, no, da quando aveva i pantaloni corti, sin da ragazzino, sa benissimo, eh, la prudenza eh, ci fa capire che in realtà non stiamo parlando di, un, eh, di una strada segnata, spianata verso la vittoria dell'uno o dell'altro, in realtà c'è da aspettare perché... Con tutto il rispetto, ci sono zone bellissime, tutte bellissime, di quella che secondo me è la più bella regione italiana, però che noi di cui non sappiamo minimamente dal punto di vista del sentimento elettorale dove possono andare. No? E a volte basta un comizio sbagliato di un leader in una zona o avere spostato un comizio da una città all'altra che può spostare i voti. Figuriamoci se noi possiamo ragionarci come se fosse appunto il gioco dell'Oca fatto, fatto da Roma o da Milano. E Lorenzo, da questo punto di vista ne abbiamo viste tante, ma gli, gli esempi più, più colossali arrivano proprio dagli Stati Uniti, direi, no? di questo tipo di necessità di attendere, perché poi quello che sembra l'abbiamo visto anche per Trump e Biden, peraltro quattro anni fa. No? Come no, e anche lì ci furono diciamo, giornate complicate con uno spoglio che sembrava dire... Qualcosa e poi, e poi disse altro. E questo per dire che eh, insomma sul commento, eh, sul commento a inizio spoglio possono esserci poi dei fattori che intervengono. Io cito un fattore, diciamo così, un po' tecnico, nel senso che non solo, eh, per fare gli esempi che si citavano prima, non solo. Non è detto che nei comuni non capoluogo ci siano le stesse tendenze che stiamo vedendo a Sassari e, e a Cagliari, ma non è neanche detto che ci sia lo stesso trend rispetto a cinque anni fa, perché tra l'altro il voto alle regionali è un voto in cui entrano i candidati al Consiglio regionale, le preferenze, le liste, quindi è chiaro che tutti i punti di riferimento sono, sono un po' scivolosi no? quando si parla di, di elezioni regionali, non sono le politiche che bene o male... Eh, vedono solo un voto alla, alla lista. Una cosa su quello che diceva Andrea Pennacchioli poco fa, credo interessante, in questo momento Truzzu ha meno voti assoluti rispetto alle sue liste, che è qualcosa che capita piuttosto di rado di vedere e che suggerisce un voto disgiunto ai suoi danni abbastanza rilevante, mentre Todde ha oltre 20.000 voti in più in termini assoluti rispetto alla somma. Delle sue liste. Ecco che questo sarà indubbiamente, credo, un, un elemento di riflessione nel centrodestra quando saranno arrivati i risultati definitivi. Possiamo però ipotizzare, lo chiedo a te e poi a tutti gli altri, che anche da, da Soru sia arrivato un voto disgiunto favorevole a Todde. Ovvero c'è una parte del centro eh, riformista del centro sinistra che può non aver voluto votare. Il voto eh, utile, ecco. Diciamo, può aver fatto il voto utile. Non un voto a Todd, ma un voto a insomma, ci siamo capiti, no? Non un penso voto al sì. partito, ma un voto a Todd. Potre. Penso di sì, c'è da dire che al momento Soro ha circa 5.000 voti in più delle sue liste, però io penso che il voto utile, come no. dire, sia stato precedente in questo caso, cioè una quota di elettori moderati di centrosinistra ha deciso direttamente di votare Todde, magari senza neanche votare una delle liste a sostegno di, di Soru, e devo dire che questo uh, sgonfiarsi un po' della candidatura di, di Soru era un pochettino atteso negli ultimi giorni. Io ricordo che nell'ultimo paio di settimane i sondaggi gli davano anche il 13-15%. Il però è la tipica candidatura che poi fa un po' l'effetto del, del vaso di coccio, nel senso che alla fine tra due candidati principali tende a essere un po' eroso proprio dalla dinamica del voto utile. Quindi quel 13-15% probabilmente diventerà qualcosa di più certo. simile a un 8%. Ma è la cosa più probabile, e qui vengo a voi, è effettivamente come si diceva che una candidatura molto sessuata politicamente verso destra come quella di Truzzu può portare moderati fino evidentemente alla soglia della, del, del punto di fai tra centro-destra e centro-sinistra di spostarsi, spostarsi sull'altra sull candidatura, mentre evidentemente un sardista non, non suscita una serie di cose, è un candidato del, eh, del centrodestra, della destra vera e propria per di più poi provato come sindaco può, può provocare tutto questo Olivo Sì, eh, c'era un calcolo che si faceva eh, l'avevo sentito quando sono stato a Cagliari eh, diciamo gli esponenti del centrodestra eh, calcolavano che con un soro sopra il 10% avrebbero vinto tranquillamente con un soro sotto iniziava a, a, a Uh, come dire, a uno scenario come quello che stiamo vedendo e infatti è così perché un po' di dinamica di voto utile è scattata nel senso che mh, persone che magari avevano dei dubbi su una candidata del 5, dei 5 Stelle c'erano cioè, tutti questi elementi come dicevo eh, il PD ha uh, un'anima anche Sotto molto di moderata di te il telespettatore legge intanto Truzzu 45,5 Todde 45,2 e evidentemente quindi siamo. 0-3. Cioè, eh. E quindi il, dicevo che il PD ha un'anima anche come dire, de, delle forti uh, radicamento territoriale e moderato e, e con un rapporto complicato con i 5 Stelle. Quindi si diceva che la scelta di appoggiare una candidata dei 5 Stelle era un rischio molto grande proprio per questi. Uh, alcuni dirigenti poi sono venuti a Roma, insomma, sono, sono anche stati noti nel passato, ma eh, evidentemente, però, eh, anche aver polarizzato molto, perché questo è tempo di polarizzazione da tutti i livelli, e poi con la presenza di Meloni, Salvini è stato lì. Uh, sette volte credo uh, anzi quelli della Lega si lamentavano dice Salvini viene è stato qui sempre e la Meloni che ci ha imposto il suo candidato è venuta una volta sola adesso non so se il problema fosse che c'è stato troppo Salvini tro o troppo poco la Meloni ma in sostanza sempre che no <ride> no no, no eh, certo se sempre, sempre che, che però devo dire che il risultato della Lega è eh, quello che ci ha detto Andrea prima è un risultato molto modesto, obiettivamente. Quindi no? dobbiamo vedere sempre come vanno Chiaro. battezzate le liste regionali. Eh? Sempre... Sì, però il candidato, il candidato è di Fratelli Italia, quindi la, la lista del candidato, diciamo, non è. Eh, a parte forse non c'è una lista del candidato, se non mi ricordo male. No. L'unica con cui diciamo la Lega si contende i voti è il partito Sardo d'Azione. Anche se lì, eh, come dire, sono. Uh, è un voto a Salvini perché Salvini è ci stato. Ci dobbiamo fermare, minuto. ci dobbiamo fermare tre minuti esatti, restate perché, perché vi facciamo vedere una bella cosa. Ve l'avevo detto, se siete qui è perché amate la politica e questo tipo di competizione, che c'era qualcosa di interessante a vedere. Ce lo fa vedere il nostro Pennacchioli. Fai vedere, Andrea. Sì, perché è arrivato il pareggio, insomma, per usare una metafora calcistica. In questo momento eh, Paolo Truzzo e Alessandra Dodde sono pari merito 45,3%. Siamo arrivati al 61,8% delle sessioni scrutinate, ovvero 1139 su 1844 e adesso è arrivato eh, praticamente ballano 45,3%, ballano 200, però questo diciamo è un dato che può segnare praticamente la tendenza, ovvero si stanno in Quei dati che riguardano Cagliari e Sassari e quindi la Todde sta in questo momento in una tendenza positiva. Mentre Truzzu è in una fase diciamo, negativa di questo momento dello spoglio. Eh, Renato Soro 8,5%, Lucia Chessa 0,9%. È un momento cruciale ed è questo un momento emblematico, è il momento dell'aggancio diciamo. Poi quello che succede dopo, qui ritorno all'esperto innanzitutto. Eh, Lorenzo, sempre, sempre di quell'idea, come si diceva <ride> una volta? Eh, sempre di che, che, che sarà molto sì. ravvicinato il risultato. Stavo tra l'altro vedendo. Come che... dice il tuo allenatore preferito, Cortomuso? Cortomuso, Cortomuso. muso, eh, Bisogna vedere eh, tra l'altro quanto peseranno Cagliari e Sassari, perché io vedevo già adesso nel, nell'aggiornamento che ha. Che ha mostrato da Pennacchioli, vedevo che Sassari ha dentro 64 sezioni su 140 e Cagliari ne ha 100 e oltre, eh, inserite a questo punto nel conteggio regionale. Quindi è vero che c'è un recupero di, di Todd, è vero che rimane forse lievissimamente favorita, eh, diciamo meno favorita di quanto è l'Inter quest'anno per lo scudetto, per capirci, ma, ma direttore. Eh, si assottiglia anche il margine di recupero che ha da Cagliari-Sassari. Perché a questo punto buona parte dei voti di Cagliari-Sassari... Cioè il bonus dentro... sorpasso se l'hai giocato, diciamo. Se, fosse, se si fossero i giocatori attivi, diciamo. Loro possono, come noi, seguire lo spoglio e nient'altro. Però, diciamo, quello che si immaginava che ove e quando fossero stati caricati i dati della provincia di Cagliari e quella di Sassari ci sarebbe stato il sorpasso. Per ora c'è l'aggancio. Tu dici da qui in poi... È più difficile perché esaurito questo voto di città, chiamiamola, oppure delle, delle, di grandi agglomerati, poi c'è il voto di quella Sardegna profonda che può essere un'incognita. La mettiamo in questi termini? Sì, perché da, mancano ancora 70 sezioni da Cagliari, ce ne sono ancora, credo, una quarantina che devono arrivare da Sassari, eh, però ecco, non sono gli unici voti che mancano, mancano tanti voti ancora e non tutti arrivano dalle grandi città. Eh, ricordiamo anche che se uno guarda il dato in generale nei piccoli comuni, tendenzialmente lì hai un bacino favorevole al centrodestra. Quindi le due cose potrebbero bilanciarsi. Bene, bene, molto interessante. Ovviamente eh, ognuno, dal, se, ha, se fa il tifo in questa, in questa circostanza, prende queste parole eh, con speranza o con timore, però è abbastanza evidente che sarà comunque una gara stretta, una gara uh, stretta, così come eh, perlomeno la profetizza eh, Pregasco, che di numeri vive, che ogni venerdì mattina che Dio manda in terra e in cui c'è uh, Alessandra Sardonia, due omnibus, eh, più o meno ospite eh? amatissimo. <ride> amatissimo. E, e, e però è vera, è vera una cosa, che abbiamo parlato dell'effetto Cagliari, dell'effetto Sassari. Quanto quell'effetto Cagliari, lo chiedo a Andrea Pennacchioli: quell'effetto Cagliari-Sassari a questo punto è stato messo nel calderone della, della votazione complessiva, dello spoglio complessivo? Ma siamo in questo momento, diciamo, sempre con discorso che dicevamo prima del portale, siamo sempre intorno al 40%, insomma, non, non ci muoviamo da, da, da quei dati. Quindi eh, ci, ci sono ancora parecchie sezioni da, da caricare eh, sul, sul portale, insomma, mh, ci vorrà ancora, ancora parecchio. Adesso, scusa, lì davanti a te quante sezioni scrutinate vedi? Già, cioè 1100? 1139 su 1844, ovvero il 61,8%. Bene, questa è la situazione, tanto per intenderci, cari, cari telespettatori. È, una, è un duello che comunque è serrato. Per mia esperienza, se fosse così stretto porterebbe poi ovviamente a richieste di revisione perché poi ci prova perfino chissà di aver perso, figuriamoci se qualcuno pensa... No, è gratis, no? È gratis, no. No, no, è, <ride> poi con i tempi già che abbiamo esatto, visto... Immaginiamo i ricorsi. I ricorsi dove, dove si può arrivare, ed è certo però una cosa che, appunto, che pur essendo sull'isola questo è un risultato incontinente per ora, perché, <ride> perché non ci garantisce... Non ci garantisce Nessuna, nessuna certezza perché un film è il campo largo che vince un altro film sia pure non del tutto dissimile lo ripeto ancora è il campo largo che, che per, un, per una corta incollatura non ce la fa e la stessa cosa però e soprattutto avviene, avviene dall'altra parte qui ci dobbiamo intendere inizio con Alessandra Sardoni a me pare una cosa sicura che il centrodestra e centrosinistra comunque escono da queste elezioni con un problema per quanto riguarda Palazzo Chigi e dintorni cioè il rapporto tra Meloni e Salvini molto più che tra ciascuno dei due e il terzo alleato italiani che semmai poi faremo i conti di, di, quanto, di come è andata la Forza Italia rispetto, rispetto alla Lega che sornione eh, comunque lei, per, ora, per ora eh. meglio eh, sì Dobbiamo ricordare che, eh, che in passato ha avuto per due volte il Presidente della Regione Forza Italia cioè in, in Sardegna che come si sa è una, è una delle zone della vita di Berlusconi no? e Forza Italia ha sempre avuto un, un buon avviamento diciamo. però dall'altra parte invece il rapporto che si consolida e qui te lo chiedo specificamente Alessandra tra Conte e Schlein quali danni collaterali fa eh, voluti anche nel senso chi lascia fuori? Perché abbiamo parlato dei, più volte dei mal di pancia all'interno dell'ala moderata riformista del PD, dell'area degli esclusi, gli stessi eh, fratogliani Bonelli, cioè tutto questo, cosa comporta quell'asse preferenziale? Beh, certo, sicuramente comporta un problema ulteriore per gli esclusi, perché il tema degli esclusi, diciamo se consideriamo l'ala riformista è quello eh, con i 5 Stelle, in realtà non eh... Non vinciamo, si va a competere sullo stesso terreno, eh, si raccolgono quei voti e non si apre, diciamo, non si apre, quindi non si amplia eh, il bacino dell'elettorato del centrosinistra. Questo è l'argomento, oltre che naturalmente delle differenze politiche di contenuto su specifici dossier e orientamenti. E quindi una vittoria in Sardegna come intesa appunto come segnale di una possibile ripartenza penalizza quell'area all'interno del Partito Democratico che già si sente marginalizzata. Quindi sicuramente questa, questa lettura darei su Verdi e Sinistra eh, in effetti eh, diciamo così sono marginali, possono come dire, subire un'egemonia da una parte e dall'altra, no? perché comunque è un'area di sinistra e quindi avere questo tipo di problemi poi si vedrà per le europee. Però mi sembra interessante a destra anche... Eh, la questione dei rapporti tra Salvini e Meloni, da questa, da questa competizione, naturalmente può scaturire, siccome era in gioco un ridisegno degli assetti di potere e degli equilibri all'interno della coalizione. Se dovesse perdere, mettiamo tutti se, come abbiamo detto, se dovesse perdere il candidato I Fratelli d'Italia, questo potrebbe avere dei riverberi sulle altre partite per la scelta di candidati, in particolare quella del Veneto. No? Immagino eh, questo tavolo che incrocia la questione del terzo mandato e uno scontro politico in atto, anche qui ci potrebbe essere un, un riverbero forte. Mi viene anche da pensare che forse Giorgia Meloni avrebbe fatto meglio. Sì, a rivendicare uno spazio, ma forse non aveva bisogno di mettere necessariamente un candidato ai Fratelli Italia. Magari poteva cercare un'altra figura, uno di Forza Italia e anzi, credo Francesco Livo poi è più esperto di questioni del centrodestra anche sul su territorio, mi sembra di ricordare che ci sia stata anche Forza Italia che rivendicava, sì. aveva delle persone sul territorio, sì, aveva dei candidati che, che, Pitalis che, che soprattutto un infatti deputato, mi un riferivo avvocato. proprio a Pitalis eh. e, e quindi insomma, se dovesse effettivamente perdere anche per poco Truzzo, tutti questi argomenti Vedi, possono era essere in disegno degli de, equilibri di potere come dicevo forse tu, lei poteva me. aspettare ecco forse, se andrà una così se più poi più, cioè... tu sei d'accordo beh sì cam... allora mettiamola in maniera diciamo proprio banale banalissima eh, fino ad oggi dal, da, prima del 2000, da prima del settembre 2022 come giustamente puntualizzavi tu prima Meloni è eh, capitana di una squadra che sta in una serie positiva di vittorie che non si è mai, non si è mai arrestata quindi questo è un dato incontrovertibile, aggiunte anche a delle, diciamo, dei plus ottenuti in campo internazionale, quando da unica oppositrice, per esempio, del governo Draghi fu certo. diciamo, tra quelle che sostenne le, le, come dire, eh, tutta l'operazione dell'Ucraina. Questa mh, eventuale eh, ipotetica eh, sconfitta di Truzzu... Cambierebbe un po' la narrazione, perché nella testa di Salvini, ma anche di, di Tajani, di tutti i, i berlusconiani, il discorso che si potrebbe fare è abbastanza semplice. Noi come centrodestra vinciamo in una competizione che storicamente arride al centrosinistra, cioè le elezioni amministrative da tempo immemore. E abbiamo attraversato vittorie, vince, abbiamo vinto in posti dove non avevamo mai vinto, dove per esempio la Basilicata e nelle fasi politiche più differenti tra di loro, il governo giallo-verde, il governo giallo-rosso, il governo Draghi, l'unica costante di questi anni è che il centrodestra a livello locale vinceva e il centrodestra-sinistra a, a livello regionale. Regionale, regionale perdeva. Adesso sarebbe molto agevole... Eh, per chi ovviamente strumentalmente cercasse di cambiare o quantomeno di provare a cambiare i rapporti di forza del centrodestra, chiamalo Salvini, chiamalo Tagliani, chiamalo come vuoi, andare dal presidente Meloni e dire ma come? È il centrodestra che spopola, è il centrodestra che vince, è il centrodestra attrazione Meloni ed è la prima volta che noi iniziamo a perdere in una competizione dove ci trovavamo due. Diciamo il centrosinistra diviso. Ecco, questo è un punto di elemento che andrebbe senz'altro aggiunto. A questo va, eh, come dire, va tenuto anche conto che ci troviamo. Questa era l'ultima, anzi la penultima, poi ci sarà Occasione di compattezza del, del gruppo di famiglia in un interno, per dirla con un linguaggio cinematografico, perché adesso ci, a, ci si avvicina alle elezioni europee, dove è evidente che. Però la tra un sfida... mese ci sono le Abruzzesi. Ci sono le Abruzzellese, ci sarà la Basilicata. Ecco, anche lì la Basilicata, Forza Italia, preme perché l'uscente venga ricandidato, Bardi. Un, ca un caso piccolo. E così piccolo. sarà. E ma eh? Anche se c'erano delle resistenze come c'erano da parte di Fratelli Italia e in parte della Lega, è ovvio che queste resistenze vengano meno, perché uno va da Fratelli d'Italia e gli dice ma scusa, hai fatto, vogliamo rifare come hai fatto in Sardegna? Quindi quando una squadra che viene da una sfilza interminabile di vittorie consecutive incontra non la prima squadra... Non paragone. No, no, ma non no, mi no, <ride> sognerei neanche... Quella è una cosa molto più eventuale della sconfitta di Trusse, non dico neanche cosa. È ovvio che comunque la narrazione la, la narrazione cambia. Il 2009, per il, la Sardegna, per il Partito Democratico, nel 2009, all'improvviso rappresentò la fine della leadership di Walter Veltroni Lo dovete dimettere se... a seguito della sconfitta di della Soru. Della sconfitta di Soru, ma proprio perché era già in atto molto invisibile una sorta di logoramento interno all'interno della maggioranza dello stesso partito che lo portò... Era il certo. E della... che l'anno eh. prima aveva perso delle elezioni... Era la eh, sconfitta che... politiche certo, ma, ma... prendendo sacco certo. certo. di voti. E ecco, qui parliamo di cose diverse. So, però. Però e allora, mettiamo... allora andiamo avanti così con, eh, con Francesco Livo. Prendiamo in considerazione la sconfitta di Truzzo che è perlomeno al 50% nell'ordine delle cose perché o vince o perde è pari in questo momento, può, eh, può perdere e anzi qualcuno, tanti vaticinano, eh, abbiamo sentito una possibile sconfitta. Qui però è una sconfitta con alcune caratteristiche particolari, la prima è che comunque all'interno della coalizione in questo momento il punto più debole diventa proprio il punto più spinoso, cioè la Lega di Salvini e voti di lista alla mano. Può Salvini rivendicare eh no, comunque diciamo sfruttare o strumentalizzare un certo manno, sapendo oh, che le ecco, elezioni sono tutti al sud. Beh, no? eh, bah, eh, io penso di sì, che lo farà, eh, perché il primo dato eh, di un'eventuale sconfitta di Truzzu non è il 3-4% della Lega, è l'aver scalfito il mito dell'imbattibilità della Meloni. Eh, direi eh, a occhio e, e anche di quella che gli alleati considerano prepotenza. Ma non nei è tavoli, un po' simile al risultato nei... di Roma Michetti, candidato Meloni? Eh, appunto, e si sommano, nel eh. senso che eh, lì la questione tornerebbe sicuramente su, eh, nel dibattito da domani in poi, forse già da stasera, l'antico discorso sulla classe dirigente di Fratelli d'Italia che lei eh, come dire, in, in maniera così vemente ha contrastato eh, però certo che eh, gli alleati inizierebbero a dire, eh, Mich inizierebbero a dire Michetti, eh, Truzzo e qualche altro esempio che adesso eh, chissà qualcuno tira fuori Fitto in Puglia quando fu candidato eh, contro Emiliano che andò molto male cioè. quindi eh, secondo me ci sarebbe un terremoto dentro anche perché queste elezioni arrivano in un momento obiettivamente molto Adesso, però, no, ti delicato. faccio la domanda opposta: e se alla fine Truzzo prevalesse? Adesso, mentre tu parlavi, c'è stato come dire, un controsorpassino. Un colpo di reni. C'è ah. uno 0-2 a favore di Truzzo. Quindi, e adesso noi dobbiamo farlo con Truzzo. Immaginiamo, che, vince. immaginiamo allora. che possa succedere questo: cioè, che io sono fortunato, ho già i capelli bianchi, ma penso che per molti. Eh, sì. Se interessati alla questione. Ma serve un avvocato, diciamo, ecco, più che questo. è ancora più avvantaggiato di me. <ride> e sì, lì, come, eh, sei ancora più aggiornato o siamo sempre lì? C'è e 0,2 zero di vantaggio a Truzzo No, no, questo è l'ultimo dato, quello che vede voi è l'ultimo dato, è una differenza adesso di 800 voti tra Paolo Truzzo e Alessandra Todde, quindi 45,4 per Truzzo e 45,2 per Todde. Scusa, agevo, ci Con sono un una cosa solo, che... 8,5 per cento. Prego, ma ci puoi, sì. ci puoi aiutare su una cosa che noi invece non vediamo, la percentuale che è 1.191 rispetto a 1.844, cioè quanti voti scrutinati... Eh, quante sezioni scrutinate in, in percentuale rispetto al 100% finale 1191 sì, lo su 1844 64,6% e quindi siamo a due terzi e siamo ancora, siamo ancora lì Con... sappiamo da dove Con... non arriva questo, zero, questo piccolo aggiornamento non arriva verosimilmente né da Cagliari né da Sassari perché Cagliari, per esempio, è una città di Cagliari, in tutte le circoscrizioni, in tutte le sezioni e tutte è in vantaggio totale. È ubiquo. No, quindi <ride> questo vuol dire che la, quello di cui parlava Lorenzo Pregliasco prima, la deep Sardegna, cioè la, eh, la cosa che noi consideriamo, è, 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 è questo 02 Arriva senz'altro là, là perché a Cagliari e Sassari è in vantaggio per, totale. Eh, Aspetta però. Questo è un tema che vi riguarda tutti e che riguarda anche eh, Lorenzo Pregliasco che studia anche i meccanismi dell'advertising dell politico ed elettorale. Molto recentemente Salvini è tornato a una modalità molto aggressiva, simile a quella che aveva nei tempi in cui veniva identificato il suo, il suo, lavoro, il suo gruppo di lavoro La Bestia. No? E questo pensi che abbia avuto un'influenza che si veda? E come valuti sia stato per quanto riguarda i leader nazionali lo sforzo e quanto è stato compensato o punito dal punto di vista appunto di questa presenza soprattutto social? Ma devo dire che forse in questo caso vedo un, un voto più regionale che, che nazionale anche se poi i leader nazionali eh, ci, so, ci sono stati, si sono, si sono spesi eh, credo che su Salvini per dire, il, il punto chiave sia eh, che, che il Salvini del 2019, per capirci, quando il centrodestra vince in Sardegna, era un Salvini in ascesa e quindi un po' tutto quello che toccava eh, funzionava anche dal punto di vista comunicativo, oggi è un Salvini in una fase totalmente diversa che, che patisce anche il fatto che, che Meloni a tutti gli effetti lo ha sostituito come leader forte del centrodestra. Queste sono dinamiche che fai molta fatica a invertire una volta che succedono. Eh, C'è però un dato, eh, direttore, che secondo me potremmo citare perché ci aiuta a capire perché da un lato Todd è leggermente favorita e perché dall'altra Truzzu è ancora in corsa, perché stiamo vedendo il dettaglio di eh, da, da che tipo di comuni arrivano i risultati. Eh, e nei comuni capoluogo questa stima di, di Utrend fatta poco fa. Nei comuni capoluogo, todde vince di 15 punti. Nei comuni non capoluogo che sono la maggior parte dei comuni, ovviamente, vince truzzo di 5 punti. Al momento, i comuni capoluogo che sono appunto favorevoli a, a Todde sono quasi il 90% dello spazio. Aspetta includendo. un attimo, aspetta un attimo, Lorenzo, perché mi fa capire il nostro eh, Pennacchioli che c'è stato. Mentre arriviamo precisamente a due terzi delle sezioni scrutinate, c'è stato il sorpasso, vero? È arrivato il sorpasso: 45,5% per Alessandra Todde, 45,1% per Paolo Truzzo, e in questo momento ballano anche in questo caso, dobbiamo dirlo, 1500 voti e siamo esattamente a 66,6%. Ho notato anche quella, quella fatica percentuale, nel, nel momento dei due terzi c'è stato. Il sorpasso totale, parziale. Adesso, adesso vedremo di che, si, di che si tratta, se è provvisorio o, o definitivo, se ha messo la freccia, come si diceva una volta, oppure se, se è uno di quei sorpassi in curva che poi permettono il controsorpasso, come vediamo talvolta nella, nella, formula, nella formula 1. E noi dovevamo fermarci per la pubblicità, ma abbiamo colto questo momento. Questo... Mi vuoi dire che devi andare via? Sì. Eh, ma la giustificazione? io mi sono trovato male <ride> Allora, non posso Da vengo via con te allora ci fermiamo <ride> e dopo, e dopo dovrete dovete considerare l'assenza sì. molto probabile ah, delle di Francesco io. grazie <ride> Ciao, a tra grazie. poco grazie a voi allora eccoci qui come vedete siamo in in piena fase cruciale perché siamo arrivati a due terzi dello spoglio, c'è un vantaggio che viene salutato eh, ovviamente come se fossimo al, all'autodromo di Monza dai ferraristi della rossa, in questo caso della giallorossa rossa eh, Tolde, con una, una grande ovazione, ma il sorpasso è di un. Eh, lo stiamo per vedere insieme, lo stiamo vedendo insieme ora e come vedete de, di uno 0,4, 45,5 a 45,1. È chiaro però che si partiva da un più 3,5, poi 2,5, poi 2,1 e poi un avvicinamento progressivo. L'idea plastica è quella di un sorpasso destinato ad accrescere poi la forbice tra, ad allargare la forbice tra la candidata di PD e Movimento 5 Stelle e quello del eh, centro-destra. O no, pregiasco, perché noi ci rivolgiamo a te non per fare da, come dire, da elemento di messa in discussione di quello che vediamo, ma come esperto. A questo punto, eh, se tu fossi eh, raggiunto da una telefonata di una persona che ha cuore truzzo, gli diresti si mette il cuore in pace oppure gli diresti ma tecnicamente non è persa. Gli direi tecnicamente non è persa, ma gli direi anche che preferirei essere nei panni di Alessandra Todde che in quelli di, di Truzzo in questo momento. Eh, il pocato sono quelli. No, so, I segnali sono quelli di un leggero, di un leggero vantaggio potenziale per, per Todde, lo diciamo da, da, da qualche ora ormai. Eh, un dato però importante che ci spiega invece perché è ancora aperto un, un piccolo spiraglio per Truzzo è questo, cioè al momento noi abbiamo più di 80 comuni, comuni piccoli della Sardegna profonda per così dire, eh, da cui non abbiamo neanche un voto nello scrutinio complessivo. Eh, in questi comuni, nei comuni diciamo non capoluogo, Truzzo è avanti e siamo a poco più di metà dello spoglio mentre i capoluoghi, tra una cosa e l'altra, abbiamo visto eh, stanno, stanno arrivando, stanno affluendo. Quindi ci sono dei piccolissimi spiragli per truzzo ma certamente è più probabile in questo, in questo momento una lieve affermazione di Alessandra Tord. Ok, allora vi leggo perché è eh, una persona per bene, mi ha scritto, e, e, mi ha scritto queste parole il leader. Eh, di, eh, dei Verdi italiani, caro Mentana. È molto complicato marginalizzare alleanza Verdi e Sinistra, che in Sardegna prendono quasi il 5%, e a livello nazionale siamo sondati al 4,2%. Questo l'abbiamo anche fatto vedere. Noi determinanti in Sardegna e lo saremo per il futuro. Eh. Angelo Bonelli, mi sembrava giusto, visto che si è rivolto direttamente a noi, e non so se c'è qualche elemento per cui e si poteva pensare, anzi c'è cioè, sicuramente perché quando si vede Alessandro Tolbi PD Movimento 5 Stelle forse bisognerebbe metterci no? anche, anzi senza forse stanno anche loro là dentro, beh, no? eh, ecco eh, E beh, quindi certo, è giusto certo. ricordarlo e anzi adesso certo. faremo anche in modo che venga scritto così AVS eh, AVS eh? che te... alleanza, eh, prego tra l'altro addirittura, caso rarissimo rispetto a quello che abbiamo visto prima eh, hanno fatto, hanno preso 5, avevano preso il 5,1% alle ultime elezioni politiche in Sardegna, quindi si tratterebbe, se sono adesso al 5,2%, di un leggerissimo di un segno più che non tanti altri possono vantare in questa. Ma in ah, tu dici, certo. visto che tutti vanno a scendere certo. anche per via delle liste locali, esatto. c'è cioè, delle cioè, liste da di più, scendono tutti. Cioè, allora, a questo proposito andiamo da Pennacchioli che forse ha qualcosa da aggiungerci? Avevano alle politiche il 5-1 no, sì, politiche... In Sardegna aveva Sardegna, il Sardegna. In Sardegna. No, per quanto riguarda i dati Prego allora, per quanto riguarda i dati, noi qui siamo al 67,2% delle sezioni scrutinate, ovvero 1239 su 1844. In questo momento Alessandra Todde 45,4% e Paolo Truzzo 45,2%, ah, eh, siamo sempre intorno ai 1000 voti percentuali. Cor Correggiamo subito. Eh, se vuoi ti faccio un video sulle liste, certo. invece. Que scusa, allora sì. Allora... E mi ribadisci che Alessandra Tolde è ora al 45,4% e Paolo Truzzi al 40, Truzzo è al 45,2%. 45, no? Cor sì, corretto, esattamente, 45,2%. Ecco, ecco, e sempre fermo l'8,5%, Renato Soru ecco. e Lucia Chessa 0,9%. Sì, sì, sì. Allora, beh, è chiaro, mi stavi, stavi dicendo, guardiamo anche i voti di lista. Adesso li guardiamo, li guardiamo spogli senza considerare le altre liste, quelle che noi incontriamo, che i cittadini, gli elettori che sono andati alle urne in Sardegna hanno incontrato con il loro nome e cognome, i vari partiti, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera. Allora partiamo dalla coalizione di centro sinistra Movimento 5 Stelle 7,7% Demos, Democrazia Solidare 0,6% La Lista Progressista 3,1% Partito Socialista Italiano Sardi in Europa 1,7% Sinistra Futura 2,9% Forza Paris 0,9% Partito Democratico è al 14,2% Orizzonte Comune 3% Altra lista, ehm, Uniti per Alessandra Todde, 4%, Alleanza Verdi e Sinistra al 4,5%. Ah, no. Passiamo no, invece alla coalizione fatto. di centrodestra. Quindi 4,5%. Eh. Allora la Lega. Scusa, no, scusa. 4, dire, no, perché avevo detto prima le, la, la giusta protesta eh, del leader dei Verdi eh, Bonelli perché non, il nome della sua della sua lista e di fratogliani, di, di quello che è, come si sa, il gruppo parlamentare comune eh, in Parlamento non era segnata sotto la candidatura di Tordi, come adesso di qui in poi vedrete. E, però lui diceva ah, noi siamo al 5-2, no, in questo momento al 4-5, eh, dopo il 67 e passa per cento dei voti scrutinati. Scusa, te l'ho interrotto, a te di nuovo la linea Andrea. Allora, adesso invece per quanto riguarda le liste collegate a Paolo Truzzo del centrodestra, Riformatori Sardi 6,7% UDC Sardegna Unione di Centro 2,8% Partito Sardo d'Azione 5,4% Forza Italia 7,1% Sardegna al Centro, lista civica 4,7% Altra lista 4,5% per Alleanza Sardegna, Partito Liberale Italiano. Fratelli d'Italia 13,9%, Democrazia Cristiana con Rotondi 0,3%. Eh, se vuoi ti do anche il dato delle liste di Renato Soru. Sì, diciamoli, sì, certo. Allora, per... abbiamo eh, le liste Movimento Progetto Sardegna 3,2%, Liberu 0,7%, la lista di più azione eh, scusate, la lista di più Europa è Azione 1,6%, Vota Sardegna 1,6% e poi il partito della Rifondazione Comunista 0,7%. Per Lucia Chessa c'era solamente una lista. Eh, al momento Lucia Chessa lo 0,9%, Sardegna Resista la sua lista è 0,5%. Benissimo, grazie, grazie no, per l'acchiudimento. Hai fatto proprio... E siamo adesso, vai a rivedere in totale a quante sezioni scrutinate? 67,2% sono in totale 1.239 su 1.844. Allora, vediamo adesso insieme in sovraimpressione tutto il cartello che ci permette di vedere, innanzitutto, di sanare quell'assenza che giustamente il leader dei Verdi aveva eh, segnalato. Allora, Alessandra Toddi. 45,4% Paolo Truzzu, 45,2% Renato Soru, 8,5% Lucia Chessa, 0,9% 1.239 sezioni scrutinate su 1.844. E io devo dire che il nostro amico Pregliasco non aveva tutti i torti nel dirci: attenzione, che sono vicini, perché lì basta che a un paese, no? Perché stiamo parlando. Quante sono in valore assoluto, Pennacchioli, quello 02? Quanto è in valore assoluto la distanza tra i due candidati in questo momento? 1100 voti. Voi capite, 1100 voti, eh, insomma, al contrario di tanta roba, è poca roba, <ride> nel senso che non, non permette sonni tranquilli a nessuno dei due e chissà quante recriminazioni per quello dei due che perderà. Vuoi dire qualcosa? No, il da, il da, adesso diciamo abbiamo semplificando al massimo sappiamo come, cosa c'è dietro quelle oscillazioni dei dati in sovraimpressione. Ormai è chiaro che ogni oscillazione verso l'alto di Alessandra Todde sono voti che arrivano da Cagliari e da Sassari, tanto per capirci. Perché... Però la voteranno anche altrove, non è così sì, di città. Sì, eh? sì, <ride> sì cioè, di base sono quelli, perché, se, perché lì sono punti in cui ha. 18, dai, dai 18 ai 19 punti di vantaggio, consideriamo che a Cagliari non esiste nessuna sezione eh, dove, eh, Osea, dove è andato un solo voto. Truzzo, quindi è da nessuna parte, mentre il resto arriva. Rest, resta secondo me da capire per, per, per sbrogliare meglio questa matazza con qualche minuto di anticipo: quanto del voto già scrutinato a Cagliari. È stato inserito nel calderone definitivo della regione Sardegna. Cioè, se sono stati caricati tutti i voti di Cagliari, se sono stati quasi caricati tutti. quasi tutti i voti di Cagliari. Là è di tutta eh, evidenza che si delinea una vittoria certo. di Truzzu. Se la gran parte dei voti Devono... di Cagliari e di Sassari e questo... non sono stati diciamo, caricati in quello schema che vede la Todd già in vantaggio, si delinea al contrario una vittoria di Todde. Quindi la domanda vera per capire meglio è: se del stati... voto già scrutinato a Cagliari e a Sassari, di cui c'è un orientamento definito, quanto è già finito nel calderone della minestra definitiva? Saputo questo, si sa, eh, ah, saputo questo no. si sa tutto. Saputo, se no anche noi stiamo a... vedendo. Aspetta, ci, eh. ci chiedono la linea sia Preiasco sia Pennacchioli. Le Magari due P, la P2 non posso dire, la 2P. Eh, eh, allora, andiamo, prima da, andiamo prima da Pennacchioli che muoveva, ruotava con più del Allora, avevi chi posso dare. Eh, prego. Vi... Allora, visto che ne parlava prima eh, Tommaso Labbate, allora, i dati per quanto riguarda la città di Cagliari in questo momento siamo 101 sezioni scrutinate su 173, quindi siamo al 58,4%. In questo momento Alessandra Todde è avanti, 52,9%, Paolo Truzzo 35%. Quindi tra Alessandra Todde e eh, Paolo Truzzo in questo momento ci sono 7.000 voti, ma mancano ancora il 42% delle sezioni di Cagliari. Però posso quindi, chiedere ad Andrea se tutte queste sezioni di cui ci hai appena parlato sono già tutte nel conteggio? Queste, queste sono, ha queste, detto queste, questo, queste sono già yeah. quindi il quindi il 42. 42. Allora, che 42, cosa 42, se 7.000 sono il 58, il 42, 42 saranno altri 5.500, diciamo, mettiamola Beh. così più o meno, e questa è di distanza. Ah sì, ragazzi, però no, ah. non sono io, non sono le cose elettorali, perché noi stiamo guardando, perché le sappiamo, no? Quelle cose dice, sai la targa SS, cos'è? <ride> no, non è così come quando andavamo sull'autostrada. Qui poi ci sono le città, ma ci sono anche altre città. Non è una bella gambe... notizia noi per Noi sappiamo cazzo. che qui, quello che diceva già prima Pregliasco, perché poi siamo indisciplinati, ci diceva, attenzione che poi c'è una parte della Sardegna che noi non calcoliamo, che l'altra volta ha determinato una situazione tale per cui a Cagliari aveva vinto nettamente il candidato del centro-sinistra, eppure il centro-destra ha vinto col 15% di vantaggio. Quindi esiste una Sardegna eh, meno illuminata dal punto di vista dei riflettori, no, ma non, eh, non spetta a me dire se più o meno illuminata dall'altro punto di vista, dal punto di vista eh, politico, che però potrebbe riservare una sorpresa. L'ho detta giusta rispe per rispecchiare il tuo pensiero, Lorenzo. È, è così, Sassari ha circa metà dello spoglio già dentro i dati regionali, così rispondo anche a Alessandra Sardoni, perché è vero che c'è già dentro parecchio di Sassari e Cagliari in questo riepilogo che è quello che vediamo qui sotto, nel sottopancia, è vero che manca ancora un bel po' da Sassari e Cagliari, è vero anche che manca quasi il 40% dello spoglio dei comuni non capoluogo. Quindi mettendo insieme tutto questo conferma insomma, la sensazione che Todde sia leggermente favorita, perché nel complesso eh, potrebbe farcela di qualche migliaio di voti, ma al tempo stesso noi non abbiamo chissà quali elementi per sapere come andrà a finire nei tanti comuni che devono ancora comunicare i, i risultati. È vero che sono piccoli comuni, ma sommati uno all'altro pesano come Cagliari, che invece è un blocco unico di cui già conosciamo l'orientamento, e lì il centrosinista andrà sicuramente molto forte. Quindi queste due cose, secondo me, sì, non sono in contraddizione una con l'altra. E quindi, questa, come vedete, è una situazione in cui noi possiamo parlare, 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 ma la verità è che bisogna aspettare questi voti e vedere poi come vanno a sommarsi rispetto alla tendenza attuale. Sappiamo che c'è una tendenza ben precisa che arriva dal comune capoluogo di regione, cioè Cagliari, dove c'è una distanza che è quella che peraltro si diceva sin dall'inizio, circa 19 punti tra i, due, tra i due candidati, ma poi è altrettanto vero che esiste quell'altra riserva di voti che va prevalentemente, storicamente, per il centrodestra, che non è tutta immessa neanche lei dentro al al tabellone, al totalizzatore no? al cesto di tutti i voti della regione ed è questo che tutti quanti stiamo, eh, stiamo aspettando eh, di capire per il resto cari telespettatori è da questa mattina che si dice Todde avanti todde perché a Cagliari, perché questo eccetera, poi però noi siamo qui a raccontarvi i voti, i numeri eh, e i numeri non sono né di destra né di sinistra e quindi eh, chi vuole può tentare di soffiare, di, eh, di spingere, però poi bisogna aspettare e cercare di capire eh, che, cosa, che cosa succederà. Eh, aggiornamenti eh, Andrea, ho visto che compulsavi il comune, se volete vi do il comune di Sassari invece, anche in questo caso siamo al 52,9%. Eh, Alessandra Todde avanti 53,6%, Paolo Truzzo 36%, la differenza tra i due in questo caso, abbiamo detto, 52,9%, ovvero 74 sezioni su 140 è di 5.000 voti tra i due. Quindi ripeto 53,6 per Alessandra Todde, 36% per Paolo Truzzo. Quindi potrebbero essercene, sempre facendo i calcoli spannometrici di prima, altri 3.500 che vanno dalla parte eh, di Todde. Ma come vedete stiamo parlando eh, di numeri. Quanti sono stati gli elettori totali? Eh. Andrea? Il 100% dei i tuoi voti sono 750.000. 750.000. 750.000 inizia... quelli che eh. hanno votato, l'affluenza di 52,4%. Ecco. E quindi voi capite che cosa sono rispetto a 750.000 voti? Cosa sono 3.000, 4.000. Cioè stiamo parlando di comunque un'elezione. Possiamo... A questo forse ci possiamo spingere. Eh, Lorenzo. Per esperienza, un po' ne ho anch'io, però mi affido alla tua. Che quando non c'eri, comunque l'hai studiato a posteriore. Noi pensiamo a un'elezione che è difficile, che si concluda con più dell'1,5% di vantaggio per uno dei due candidati. La possiamo dire così? Mi sembra molto probabile eh, che, che staremo al massimo su un punto, un punto e mezzo di, di scarto. E tra l'altro, stavo anche pensando prima, pensando alle elezioni regionali, credo che dobbiamo andare al 2010 per avere un'elezione così tirata. Nel eh, 2010 ci fu il Piemonte, Cota, Bresso, che fu molto ravvicinata negli ultimi 10 anni, 14 anni, non mi sembra di ricordare casi così tirati fino, fino all'ultimo voto. Bravo, questo è molto, molto interessante ricordare che questa è forse l'elezione e in questo favorita dal fatto della presenza, che, su cui recriminerà in uno dei due casi moltissimo eh, il campo largo, di un, del terzo incomodo, di un terzo incomodo eh, non minimale, come spesso non discorta come in altre, in altre circostanze. Ci dobbiamo fermare solo tre minuti. Eccoci ancora, allora siamo alle prese, come sapete, con, in, con un interminabile rush finale nella conta dei voti per decidere chi sarà il prossimo Presidente della Regione Sardegna. Ebbene, questa eh, votazione si è andata arricchendo ora dopo ora di significato perché c'è un testa a testa eh, che molti consideravano già segnato, ma che segnato ancora in questo momento non è perché chiedo ancora al nostro Andrea Pennacchioli se ci sono novità dell'ultimissimo secondo oppure no. Allora, in questo momento siamo al. Eh, beh sì, adesso è arrivata proprio in questo momento una notoria sostanziale perché siamo al 71,9% e Alessandra Todde in questo momento è al 47,4% stacca Paolo Truzzu, 43,9%. Quindi, in questo momento abbiamo eh, intorno ai 4.000 voti di differenza. 4.000 voti di differenza, Renato Soru 8,2% e Lucia Chiesa 0,5%. Allora, ripeti in questo bene perché può essere un, un momento, un momento cruciale. Allora, Alessandra Todde, candidata per il centro-sinistra, 47,4%. Paolo Truzzo, candidato per il centro-destra, 43,9%. In questo momento Alessandra Todde rispetto a Paolo Truzzo ha un vantaggio di 4.000 voti circa. 4.000 voti circa, cioè di, le, di voti in valore assoluto. Io sto allungando perché spero che intanto correggano. Allora sono 39.000. <ride> che ancora non hanno corretto il 39.088 a 45.252. Questa questo quindi è la situazione. Allora eh, scusate, o togliamo eh. il bandone o lo correggiamo. Ecco, è, fa è fatto. Ecco. Ora. Vedete la differenza eh? è di 3 punti e 8, però, però e ci, diceva, ci diceva Pregliasco 3 che 3 eh, punti, eh, sì, punti e, e mezzo, giusto. E... Ci diceva Pregliasco, però, che secondo lui la distanza sarà, sarà minore. Però prima di andare dai, ancora eh, da Lorenzo Pregliasco e ancora da Andrea Pennacchioli, c'è la nostra. Marinella Aresta che ha eh, intercettato uno dei leader del centrodestra, eh, che è tagliani, poi cioè il ministro degli Esteri e vicepremier, che usciva proprio dal Consiglio dei Ministri. Che cosa ti ha detto Marinella? All allora Tajani è stato come sempre molto cauto, ha detto aspettiamo i risultati definitivi, però un messaggio è molto chiaro, dice questo voto, diciamo non c'era un enorme ottimismo, questo voto non avrà ripercussioni sulla maggioranza, ha detto siamo tutti calmissimi, alla domanda ma ci possono essere tensioni e ripercussioni, ha detto stiamo lavorando anche per i prossimi appuntamenti elettorali, per le prossime regionali e alla domanda su se sarà Bardi il candidato in basilicata ricordiamo candidato di Forza Italia ha detto non sono assolutamente convinto di sì perché diciamo un rischio che si può aprire nella maggioranza a questo punto dove Viene affrontato un dossier, la scelta era di affrontare un dossier alla volta, eh, il risultato sardo potrebbe influire a questo punto anche sugli altri. Infine una cosa gli è stato chiesto anche, eh, gli abbiamo chiesto, di commentare se voleva commentare i risultati di lista, il sorpasso, quasi il doppiaggio di Forza Italia rispetto alla Lega, perché ricordiamo che nel weekend c'è stato il Congresso di Forza Italia e uno degli obiettivi neanche troppo nascosti che della segreteria italiani che è stato riconfermato. Era quello di superare la Lega alle europee. Diciamo, questo potrebbe essere un piccolo antipasto che in un certo senso potrebbe dare un segnale, però anche qua Tajani è stato molto fair play, ha detto commenteremo i dati dopo, aspettiamo. Vi volevo anche dire che eh, rispetto appunto come dicevamo alla mattina quando qualche dichiarazione sparsa c'è stata sembra che ci sia un ordine di scuderia che impone un certo silenzio. Ci avevano detto a un certo punto e potrebbe essere così, che è risultato consolidato, potrebbe arrivare un comunicato congiunto dei tre leader. Un modo diciamo per forse per arginare almeno per oggi fuga in avanti. Questo ci è stato detto. Sappiamo che la Meloni non parlerà, Tajani appunto lo abbiamo intercettato, non era uscito per dichiarare e Salvini è andato via prima che finisse il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri che è durato più del previsto, perché infatti era convocata eh, a Palazzo Chigi anche una riunione sempre sul PNRR con Roma Capitale, che è stata sconvocata diciamo, a pochi minuti dall'inizio, proprio perché questo Consiglio dei Ministri si è protratto. N una nota diciamo, esterna, c'è stata anche la relazione di Piantedosi sui fatti di Pisa e di Firenze. Ne, nei parliamo, quali di ha appunto, alle forze. ne parliamo nel telegiornale. Perfetto, va bene. Grazie, grazie ancora. Alla nostra Marinella Resta, che ritroveremo nel telegiornale, vediamo, appena è possibile, vediamo i nuovi dati, appena saranno eh, messi insieme. Oppure ce li ribadisce ancora una volta eh, per, i, per le due eh, posizioni principali, però sono quelle che vediamo, 47.4 Alessandra Todde, 43.9 Paolo Truzzo, almeno che non ci siano ulteriori aggiornamenti, com'è possibile? No, al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso quel dato del 71% che vi abbiamo dato dal portale praticamente non c'è più. Siamo tornati al 69,5%. Ma penso che sia un problema tecnico, eh, non altro. però è interessante, secondo me, direttore, eh, visto che ne parlava prima anche Lorenzo Prejasco, ovvero di quelle parti dell'isola in cui ancora non abbiamo diciamo, dei, voti, dei voti ufficiali, eh, capire quello che sta succedendo nelle otto circoscrizioni, quanto sono state scrutinate e quanto no. Eh, ad esempio a Cagliari in questo momento ci troviamo a 300, la circoscrizione di Cagliari, quindi non solamente la città, 320 su 580. Carbonia Iglesias, 121 su 143. Medio Campidano, 74 su 112. La provincia di Nuoro che è quella eh, della, della candidata del centrosinistra, Alessandra Todde, che è di Nuoro, 151 su 185. Lo Iastra siamo a 55 su 67. Olbia dove è molto forte il voto su Paolo eh, Truzzu 133 su 161, Oristano 151 su 212 e Sassari invece il dato è 276 su 384. Quindi ribadisco il dato, siamo sempre intorno al 70% delle sessioni scrutinate. Se vuoi poi ti posso dare il dato sulle circoscrizioni di ognuno o se c'è qualcuna in particolare che volete, che volete osservare. No, 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 no Siamo... Eh, fra l'altro adesso poi riprenderemo tutto dopo, eh, ovviamente, nel eh, telegiornale perché eh, faremo il punto. Sapevamo che eh, saremmo arrivati dentro al telegiornale, come stiamo per arrivare, senza avere la soluzione finale. Però, diciamo l'opportuna sceneggiatura eh, naturale che è venuta dallo Spoglio di Voti ci, ci ha messo al cospetto di un sorpasso più eh, solido dal punto di vista. Eh, Anche vista... la grafica che è ricambiata. No? Ma ecco, questa è grafica ricambiata. Non è cambiata. L'ho notato anch'io. Siccome anche il nostro, il nostro Pennacchioli ci ha detto che i voti erano tornati a quelli di prima, non vorrei che quello fosse stato un errore. Pennacchioli, non è che per caso... Questo... No, 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 è tornato, è tornato tutto a posto. Cosa? Tutto a posto? No, no, dire? è tornato tutto a posto. 70,4% delle sezioni. E il... che è tornato quel dato che di prima. Eh, allora no, credo che sia stato un errore perché adesso abbiamo il dato del 70,4%. Un attimo. Ecco, allora 70,4% in questo momento, Alessandra Todde 45,5%, Paolo Truzzo 45,2%. Ecco, quindi voi, voi è capite stato un perché noi mancavamo. Il sistema siamo... che ha dato Caro, quello scarto del 3%. Cioè è entrato un virus oppure, oppure un, 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 un militante, non lo sappiamo. però... <ride> Io ho visto Tommaso Labate in Adesso fondo... chiederò informazioni. <ride> no, ma sono io segnalato la le, le ho segnalato il ripristino dell'ordine costituito. Lo detto ecco, io. Voi vedete, un... cari, noi ci stavamo già dicendo. Eh. Però noi stiamo vedendo che. Allora, torniamo al dato così come ci arriva. Eh, facciamo vedere tutta la schermata eh, della nostra grafica. Alessandra Todde 45,5%. Questo è il dato vero. 45,5%, Paolo Truzzi, Ptruzzu 45,2%. Quanto balla il valore assoluto? Allora ballano sempre quei mille voti. Mille siamo voti, voi capite che voti. siamo. 225.000 eh, a 224.000: Renato Soru, 8,3%, Lucia Chessa, 0,9%. Questo è Hitchcock al confronto, è un dilettante al confronto, voi capite, dei nostri amici del cervellone di Cagliari. A questo punto io saluto l'unico tra i due collegati che non vedremo nel telegiornale, Lorenzo Preghiasco, che poi alla fine ha avuto ragione perché ancora adesso siamo a 1-0-3. Diciamo, vinca il migliore però quello che non vince si morderà le mani e probabilmente morderà anche una serie di, di ricorsi elettorali perché quando si arriva così, lo dicevamo prima, è difficile che qualcuno si rassegni a una sconfitta così risicata che in questo momento su sette voti su dieci totali, cioè sette sezioni su dieci, se volete più precisamente, 1.281 sezioni su 1.844... Ci sono soltanto mille voti di eh, distacco. Lorenzo, tanto su Utrend, che è il suo eh, portale, aggiornerà eh, tutto questo e ci racconterà cosa è successo. Intanto lo ringraziamo. Con Andrea Penacciolo, ovviamente. Ciao. Con Pennacchioli ci vediamo nel telegiornale, saluto anche Grazie. Tommaso Labate e Alessandra Sardoni, ma ho come l'impressione Alessandra, che ci rivedremo e, Buonasera. e niente, noi ci vediamo esattamente tra quattro minuti eh, per iniziare con l'anteprima il telegiornale. Restate con noi perché come vedete se siete appassionati alla politica siamo in una fase cruciale.